vergogna, vergogna, sono questi studenti e la gente, sono i colleghi di Antonio, Vito, Rocco, Buffoni. A stento riescono a trattenere la gente. Ci sono questi cordoni di carabinieri, di agenti di polizia, della guardia di finanza. Le transenne bloccano ai lati della piazza la gente. L'ex sindaco di Palermo, Leoluca Orlando. Guardate gli applausi. Sono momenti di estrema tensione. Ecco gli agenti della scorta rimasti feriti, gli agenti di Giovanni Falcone, i tre poliziotti che marciavano dietro l'auto del magistrato. Io penso che oggi qua non ci volevano. Perché non ci volevano? Perché hanno messo tutte, hanno chiuso la piazza e hanno messo tutte queste macchine qua. Queste sono cose assurde, è vergognoso. Lo Stato non deve trattare così i suoi cittadini, perché non vuole la partecipazione di Palermo a questi funerali. Padre, perdona loro, perché loro non lo sanno quello che fanno. Pertanto vi chiediamo per la nostra città di Palermo. Oh, che coraggio! Che avete reso questa città sangue, l'avete reso una città di... Che avete reso? Vi chiediamo per la città di Palermo, signore. Che avete reso città di sangue, troppo sangue, di operare anche voi per la pace, la giustizia, la speranza e l'amore per tutti. Non c'è amore, non ce n'è amore, non c'è un amore per niente. Chi sono gli assassini? Tutti lo sanno che sono gli assassini, a cominciare dal potere politico che domina l'Italia da 50 anni. Cosa pensiamo? I politici sono gli assassini. Non ce l'abbiamo con loro, perché loro potrebbero portare i posti di lavoro a Palermo, li potrebbero portare. Loro che non portano niente, portano solo queste disgrazie. È da anni che dico a me stesso che mi piacerebbe così per la mia carriera andare a lavorare fuori eccetera, ma ora io sono risoluto. Io non la lascio questa terra, c'è bisogno di tutti noi. Si può mancare una volta, ma non sempre, questa allora che è pure legge. Non la vinceranno. Io non la vinceranno. Vorranno ammazzare tutti. Moriremo con loro. La bara di Francesca Morvillo, la quarta bara. Ed ecco la bara di Giovanni Falcone. Canna le maciallo! Andiamo a fare un figlio che fa! Complici sta una signora, tutte complici. Sta passando la bara degli agenti uccisi, di loro che piangono. Il sangue dei giusti è seme! La gente c'era a morte con i politici questa mattina. E che un magistrato, adesso cosa ne viene da pensare? Ma niente, che forse la gente ha qualche ragione, che certe leggi non aiutano. Dottor Caponnetto, lei è la persona che più ha ispirato giustizia in questa città quando stava a capo dell'ufficio istruzione. Ci saranno altri al posto mio, alcuni li vedo. Ma la gente non ci crede più. Ho perso un fratello, un amico, ho perso tutto. E si è rimasto al buio. E non so se si riaccenderà questa luce. È venuto da Firenze. C'è un mistero di più che si aggiungerà agli altri. Allora, caro Beppe Grillo, vorrei parlarti con un certo affetto, perché tutto è cominciato da qui, anche se tu, devo dirlo, mi hai sempre fatto non solo ridere tanto, ma pensare tanto e anche sperare tanto in un cambiamento.
Perciò te le voglio dedicare questa sera, queste immagini, le immagini che abbiamo appena visto, perché spiegano meglio di tante parole che cosa è veramente servizio pubblico, fin dai tempi di Samarcanda. Berlusconi non l'aveva capito e sappiamo tutti com'è finito. Caro Beppe, tu dici che noi conduttori, come i politici, siamo tutti morti. Ma sui tempi lunghi, te lo assicuro, anche i comici lo saranno. È normale. Non è invece normale che i giornali di Berlusconi e anche gli amici di Bisignani ti applaudano tanto quando tu attacchi tutta la TV indifferentemente. Ma tu hai bisogno di dire che siamo tutti uguali. Ne hai bisogno perché devi tenere i tuoi ragazzi lontani dalle telecamere e devi anche consentire al tuo piccolo fratello e socio Casaleggio di controllare bene la situazione, perché movimento va bene, ma non troppo. Ma, caro Beppe, se i tuoi ragazzi sono contenti di non avere altro Dio al di fuori del tuo blog, sono fatti vostri, insomma, la cosa va benissimo, sono scelte loro, quello che posso dire io è auguri. Per quanto mi riguarda, riderò un pochino di meno, spererò un pochino di meno, forse penserò un pochino di meno, ma cazzo cazzo, culo culo, vaffanculo, vaffanculo, fra poco servizio pubblico ricomincia. Gennaio 1993, la squadra speciale dei Ross, guidata dal capitano Ultimo, arresta a Palermo Totò Riina. Molti segreti potrebbero essere nascosti nella villa di via Bernini, il suo ultimo covo, ma incredibilmente nessuno la perquisisce. Fu mio padre dare le indicazioni per la cattura di Totò Riina e a convincere Bernardo Provenzano a tradirlo. Che tipo di indicazioni diede suo padre? Mori e De Donno diedero a mio padre due tubboni gialli con mappe di Palermo, tabulati telefonici, liste delle utenze di acqua, luce e gas. Io li feci avere a Bernardo Provenzano e lui restituì la mappa di Palermo con un cerchio rosso su una zona tra il Mo dell'Acip e via Pacinotti. In cambio del suo contributo per la cattura di Riina, Provenzano ottenne una sorta di impunità. Fu mio padre a spiegare ai carabinieri che l'unica persona che poteva imprimere una rotta nuova alla strategia di Cosa Nostra e far cessare le stragi era Provenzano. E per questo doveva rimanere libero. Lei è convinta, come la sua famiglia, che Attilio abbia operato in quel di Marsiglia il latitante numero uno di Cosa Nostra all'epoca, Bernardo Provenzano. Sì. Perché è così convinta? Dopo una settimana che Attilio era morto, un padre di un amico di Attilio, di uno dei più cari amici di Attilio, ci ha detto: ma non è che vostro figlio è stato ucciso perché ha visitato Bernardo Provenzano? A me quel nome non diceva proprio niente, perché allora non avevo idea di quello che fosse la mafia, di quello che fossero i boss latitanti, non avevo nessuno. Ho detto: questo qui sarà pazzo, non ho pensato. Leggo sulla Gazzetta del Sud che un urologo aveva visitato Provenzano nel suo rifugio e questa dichiarazione l'avevano appresa da un'intercettazione telefonica in cui parlava proprio Ciccio Pastoia, il mafioso Ciccio Pastoia. Dopo due giorni si è suicidato. Bisogna vedere se si è suicidato perché o se è stato suicidato come mio figlio. Dopo qualche settimana va il procuratore Grasso con l'identikit di Provenzano, a chi l'ha visto cercava, allora ancora lo cercavano a Provenzano, non l'avevano catturato, e dice che Provenzano è stato operato a Marsiglia. E allora mio figlio che ci faceva a Marsiglia nello stesso periodo in cui è stato operato Bernardo Provenzano? Il 22 ottobre 2003, il signor Gaspare Troia entra nella clinica Casamans di Ubagna, in Costa Azzurra. Ha un brutto tumore alla prostata e deve essere operato. Ma nasconde anche un inconfessabile segreto. Chi è, in realtà, Gaspare Troia?
Qualche settimana prima, Nicola Mandalà, un giovane mafioso della potente famiglia di Villabate, ha ricevuto un incarico delicatissimo: accompagnare Provenzano ad operarsi in Francia. La vedi questa carta d'identità? Ci devi attaccare questa fototessera e metterci i timbri del comune. E vedi di sbrigarti, perché mi serve subito, devo partire per un viaggio. Minchia, Nicola, ma è... Minchia, se me lo trovano addosso sono fottuto. Per procurare un documento falso a Zubin, Mandalà si rivolge al suo socio Francesco Campanella, un giovane politico locale vicino a Totò Cuffaro. E così Bernardo Provenzano può viaggiare indisturbato dalla Sicilia e varcare il confine con la Francia. Ma i misteri non finiscono qui. Chi fu a operare il padrino di Cosa Nostra? Come mai suo figlio? È perché mio figlio era il migliore che in quel momento il campo nazionale offrisse. Anche se aveva appena 34 anni, è così? L'ultimo anno di specializzazione lui l'ha fatta a Parigi. E a Parigi ha preso la tecnica laparoscopica per il tumore alla prostata, che in Italia in quel periodo non c'era ancora. Suo figlio Attilio, la mattina del 12 febbraio del 2004, viene trovato morto nella sua casa di Viterbo e tutti dicono si è suicidato. Due buchi. Guardi, mio delle figlio... siringhe, overdose, mix di alcol, di stupefacenti. Voi non ci credete al suicidio? Ma mai, neanche per un istante. Prima di tutto perché mio figlio non faceva uso di droghe, e poi lei pensi che anche se Attilio avesse fatto uso di droghe, cioè un medico di quel livello non capiva che si stava iniettando una dose letale. E poi la sera dell'11 febbraio lui mi aveva telefonato, mi aveva detto: mamma, sai, ho invitato a cena il professore Ronzoni, che sarebbe il primario del Gemelli con cui aveva fatto il primo intervento. E lei pensa che mio figlio invita il primario, il professore con cui aveva un rapporto da padre a figlio, e poi lo lascia, non, neanche lo avvisa che non poteva andare. Il medico del 118, appena lo vede, dice che ci sono ecchimosi in tutte le parti del corpo, ma soprattutto ai polsi e alle caviglie. Che cosa vuol dire? Che è stato trattenuto o che è stato legato, Attilio? Il naso deviato, una pozza di sangue per terra, cioè questo sangue che era fuoriuscito dal naso e dalla bocca di mio figlio aveva attraversato il piumone, il materasso, e per terra aveva formato un lago di sangue. E quando mai Don Ciotto ha detto, quando io ho parlato con Don Ciotto, mi ha detto: io ho visto centinaia di drogati, di persone morire per droga, ma nessuno ha avuto un'emorragia di questo livello. Quindi c'è stata una colluttazione. Mio figlio era un possente, aveva un bel fisico, faceva palestra, avrà reagito, e loro l'hanno massacrato. Eppure nell'autopsia non parla. Ma l'autopsia è stata fatta in modo molto superficiale. Cioè la dottoressa Ranaletta, vergognosamente, non ha stabilito neanche l'ora della morte. Addirittura nella prima relazione ha detto che era morto, che non lo sapeva, che non si poteva stabilire. Nella seconda ha detto che era morto il 10. Perché il 10? Doveva sparire anche l'ultima telefonata fatta da noi. Perché il 10? E voi avete potuto vedere il cadavere di vostro figlio? No, non ce l'hanno fatto vedere. Siamo arrivati a Viterbo e siamo andati direttamente all'ospedale, siamo saliti nel reparto di urologia. C'era il primario professore Rizzotto e Ugo Manca, che sarebbe quello di cui poi nell'appartamento di mio figlio è stata trovata l'impronta. Ugo Manca era il cugino di Attilio. E dunque... Che tipo... Guardi, Ugo Manca non era un tipo molto raccomandabile, perché è stato implicato nel processo Mare Nostrum droga. La mafia di Barcellona, è uscito assolto, e quindi evidentemente è una persona pulita per la legge, per la giustizia italiana. Il professore Rizzotto e Ugo Manca ci hanno detto che Attilio era meglio che lo ricordassimo da vivo, perché aveva il volto completamente deformato, perché era caduto su un telecomando sul letto, e quindi sbattendo questo volto nel telecomando aveva fatto come un marchio, era irriconoscibile. Quindi è bene che voi ve lo ricordiate vivo, perché è brutta quell'immagine. Sa, quando abbiamo saputo che il nostro figlio era morto per overdose, dopo due giorni, quando le persone a Barcellona, tutti quanti, sapevano che mio figlio era morto per overdose, io e mio marito, increduli, sapevamo per aneurisma. Perché quest'altra menzogna? Cioè, anche se mio figlio fosse stato un drogato,
I genitori non dovevano saperlo. Io penso che dovevano essere i primi a sapere. Fatto sta che sono 6 persone indagate. Sì. Sì, una donna di Roma, una donna di Roma, 5 sì. di Barcellona, per la droga. Sì, cioè per cessione di droga, ma lei si rende conto? Vanno 5 persone di Barcellona indagate per cessione, anche questo è ridicolo. È ridicolo, perché se mio figlio aveva bisogno di... la poteva trovare a Viterbo, la poteva trovare ovunque. Guardi, io penso che non è stato Provenzano a far uccidere Attilio. Io credo che tutta quella rete di protezioni deviate, di istituzioni deviate, che hanno protetto la latitanza di Provenzano, soprattutto a Barcellona Pozzo di Gotto. E se suo figlio fosse morto davvero per overdose? Ah, ma io non ci credo. No, non è morto per overdose mio figlio, perché veda, non c'è nessun elemento che porti all'overdose. Io ne vorrei uno solo, tranne il fatto che nel suo corpo c'è l'eroina. Mio figlio è quello che ha operato, visitato sicuramente al 100%, ha assistito all'intervento di Bernardo Provenzano, e io ne sono fermamente convinta. Lui era mancino? Sì, mancino puro. Mancino, mangiava, scriveva, giocava con... E gli ritrovano i due buchi? Nel braccio sinistro. Mentre il braccio destro era pulito? Sì. Ma lui, non, dalla relazione c'è scritto che non ci sono segni né di punture, né recenti né datate. Quindi all'improvviso si fa solo quei due nel braccio sinistro, ma non solo, nel polso. Mio figlio andava in sala operatoria, si metteva i camici con le maniche, certo. E quindi tutti quanti avrebbero visto che nel polso aveva quel buco bello evidente, perché poi mi hanno detto io che il buco è abbastanza... E quindi perché? Era diventato pazzo, era impazzito all'improvviso. Le due siringhe sono state poi rinvenute addirittura con il tappo. Sì. Quindi la tesi, lui mancino si inietta sul braccio sinistro le due dosi di eroina e prima di morire per overdose ha il tempo di metterci sì. il tappo. Sì, praticamente. Ho capito bene. Sì, sì, ha capito benissimo. La casa di mio figlio è stata ripulita. Io non ho trovato né un documento né un pezzo di carta. La casa... Chi l'ha fatto? Ci sono stati servizi segreti? Guardi, io me lo sono chiesto tante volte. Che risposta si è data? Che sì. Gianluca, lei è fratello di Attilio, no? Volevo chiedere solo una cosa per chiarezza. Cioè, noi sappiamo che questo intervento a Marsiglia e su Provenzano c'è stato effettivamente, quindi ormai non ci sono dubbi su quello. Ma non si è trovata nessuna relazione tra la morte di suo fratello e Provenzano? Al momento no, non c'è nessuna relazione. Noi sappiamo che Attilio è stato nel 2003, alla fine del mese di ottobre del 2003, guarda caso, proprio a Marsiglia, nello stesso periodo in cui si trovavano, e sappiamo, Bernardo Provenzano. Abbiamo chiesto più volte, bussato anche addirittura alla Direzione Nazionale Antimafia, nella persona del procuratore Grasso, per cercare proprio di farci trovare a noi delle prove che potessero ricondurre la permanenza di Attilio a Marsiglia. Ovviamente ci siamo rivolti, essendo la procura nazionale della Direzione Nazionale importante, ci siamo rivolti a loro, avendo gli strumenti adatti. Il procuratore Grasso indirettamente ci ha risposto per il tramite di un giornalista che se avessimo portato a lui le prove della permanenza di Attilio a Marsiglia ci avrebbe aiutato. E per me questo è una risposta strana, una risposta... Di chi non crede che ci possa essere una relazione. Ma sì, anche perché, ripeto, una risposta del genere data ad un cittadino, perché io non mi reputo in questo momento, io quando parlo con un procuratore parlo come cittadino, non come fratello di una vittima, e mi sarei aspettato comunque un aiuto e non certamente una domanda, una risposta come quella data dal procuratore Grasso. Ma è vero che uno di questi 6 indagati, diciamo, per droga, perché praticamente sono indagati per il fatto di aver fornito sostanzialmente la droga con la quale poi suo fratello è morto, diciamo così. Voi dite perché è stato suicidato e gli altri dicono avendo praticamente assorbito una dose letale di eroina. È vero che uno di questi ha parlato di un coinvolgimento della mafia in questo delitto? O no?
Sì, diciamo uno di questi indagati che sarebbe dovuto essere ascoltato da parte della Procura di Viterbo nella persona del dottore Petroselli ha parlato, sono state fatte anche delle sommarie informazioni testimoniali da parte mia che proprio parlava anche di mafia, ma certamente non doveva essere indagato, doveva essere semplicemente scusso a sommare informazioni testimoniali. Insomma, sono state fatte delle indagini superficiali, blande, e quelle poche che sono state fatte male, con noncuranza. E io mi sono fatto tantissimi interrogativi sul perché il pubblico ministero abbia agito in questo modo, anche perché ha una certa età, quindi esclusa la poca professionalità, quindi non è certamente un pubblico ministero di prima mano, ecco. Io credo che forse non vivendo nel Lazio, vivendo a Viterbo, forse probabilmente non abbia avuto mai contezza di quello che significhi un omicidio. Ma forse non è mai emerso un elemento talmente evidente da poter motivare poi un comportamento diverso? No, elementi ne sono emersi ahimè troppi per fare motivare, e questo è il problema. E per questo io... Cioè tutte queste coincidenze che ha raccontato sua madre? No, ce ne sono anche delle altre, l'ultima per delle esempio, quali una in importante... ordine di tempo e anche le conclusioni che sono emerse dall'analisi dopo 8 anni sulle 2 siringhe da parte del RIS, che sulle siringhe non ci sono impronte né di Attilio né di Terzi. E questo è praticamente impossibile. Evidentemente sarà stato un fantasma che l'avrà... che avrà fatto questa puntura. Allora, Ingroia, volevo intanto partire da lei. Abbiamo anche il nuovo sindaco di Palermo, diciamo, che poi è un ritorno. Quindi, per la quarta volta. Quarta volta, quindi. Lì, e tra l'altro, diciamo, nelle immagini c'era stata l'interruzione, quindi parlavamo prima della svolta, no? Prima di quando i cittadini hanno potuto poi scegliere direttamente il sindaco, no? C'era stata un'altra giunta con a capo Orlando che era stata messa in crisi, no? Dal comportamento dei partiti. Una giunta definita anomala perché era una giunta comunale a Palermo nella fine degli anni Ottanta che aveva detto che il comune di Palermo deve essere un fronte di lotta contro la mafia, e in una città abituata ad avere come sindaco Vito Ciancimino è apparsa una rivoluzione. E quindi questo era il motivo per cui era andata in crisi quella giunta lì? Certamente sì, perché chiaramente aveva rotto troppi equilibri e quindi a un certo momento la Democrazia Cristiana andreottiana pensò di dover staccare la spina a quella esperienza. Ma è giusto dire che quel momento, i funerali di Falcone, sono state veramente la rottura con la Prima Repubblica, il momento di svolta? Ma sicuramente il momento nel quale c'è stata una presa di coscienza collettiva di come nei palazzi si era lavorato tra mille difficoltà per rompere l'identificazione tra Stato e mafia. Quando, nella mia prima esperienza, io venivo criticato perché dicevo che la mafia è il volto dello Stato e mi dicevano che ero uno che parlava male della sua città, che parlava male dello Stato. Io credo che la storia ci ricorda che la mafia ha avuto il volto dello Stato e qualche volta addirittura lo Stato il volto della mafia, in un rapporto perverso che in queste storie che abbiamo sentito sono cariche di sentimenti, di dubbi. Ma di quella spinta, no? L'abbiamo vista, l'abbiamo sentita, era la spinta contro il palazzo, cioè la voglia di ribaltare tutto, di avere delle istituzioni nuove, di riaffermare il principio di legalità. Questa spinta, vediamo Caponnetto che è pessimista, sembra che per lui sia finito tutto. Insomma. Spinta, invece la gente quasi lo travolge, lo spinge, grida viva i magistrati. Che cosa, perché quella spinta lì poi si è fermata? Caponnetto, simbolo di una magistratura che fa finalmente il proprio dovere, avendo difficoltà nei palazzi della magistratura. Nei palazzi di Palermo ci sono state tante rotture. Il cardinale Pappalardo che ha rotto rispetto a tanti uomini di chiesa che erano accanto a lui e dietro di lui. E nella magistratura il pool antimafia che ha rotto dentro un palazzo di giustizia che era anche un luogo delle nebbie, un luogo dell'insabbiamento dei processi. Nel palazzo della politica questa rottura della giunta anomala di Palermo. E così nei diversi settori ci sono state rotture nei palazzi che a un certo punto hanno dato coraggio ai cittadini e poi alla fine sono stati i cittadini a spingere i palazzi ad andare avanti. Cioè, quel momento lì ero assieme con Nando dalla Chiesa, pensate,
l'ex sindaco di Palermo assieme con Nando La Chiesa, il figlio del generale La Chiesa, che sono applauditi in occasione della contestazione degli uomini dello Stato e della politica. E su quell'onda poi Antonio Caponnetto si candidò capolista della Rete in consiglio comunale. Io ho vissuto l'esperienza indimenticabile di essere insediato sindaco di Palermo nel 93, avendo come presidente del consiglio comunale nel 93 Antonio Caponnetto. Quello fu un momento di straordinaria svolta che oggi rimpiangiamo e vorremmo ripetere ancora una poi volta. Poi rifarò la mia domanda, ma comunque lo riprendiamo dopo, anche perché ci sono ovviamente elementi problematici da ricordare. Ma quello che volevo chiedere a Ingroia è questo, cioè fino a oggi noi sappiamo ovviamente che per il ruolo che aveva avuto Falcone nei confronti di Cosa Nostra, dobbiamo a lui diciamo la prima conoscenza sistematica dell'organizzazione, e era un nemico condannato a morte, cioè per forza, cioè Cosa Nostra per i colpi che aveva ricevuto non poteva non aver condannato a morte Falcone. Però diciamo sappiamo anche che c'era stato un altro delitto di mafia prima, che era quello di Lima, certo. Cioè, che è stato un punto molto importante. Tutto quello che noi abbiamo messo in piedi, no, per cercare di riflettere su questa trattativa che si era sviluppata tra lo Stato e la mafia dopo Capaci, ci aveva portato a pensare che, insomma, le cose erano svolte così, che cioè, dopo Capaci una parte dello Stato, spaventata dalla potenza di fuoco della mafia, aveva cercato di trovare, come dire, un contatto per dare una soluzione, diciamo, per impedire che ci fossero nuove stragi. E invece proprio questi contatti avevano poi portato la mafia a fare le altre stragi, quelle che avevamo conosciuto nella stagione, diciamo, tra il 92 e il 93, eccetera. Adesso invece viene avanti un'altra ipotesi, che addirittura la trattativa fosse cominciata prima della morte di Falcone e della strage che ha ammazzato Falcone, sua moglie e la scorta. Lei che cosa ne pensa di questo? Allora, lei sa bene che io mi occupo dell'indagine, cosiddetta indagine sulla trattativa, quindi proprio nello specifico non ne parliamo. Però credo che quello che sia accaduto negli anni 90, ma non bisogna, la mia domanda più specificamente non è non a che punto sono le indagini, appunto. Ma c'è questa ipotesi in campo allora, o no? Allora, noi possiamo invece di parlare di indagini, di parlare della storia del confronto Stato-mafia, che si è ripetuta sempre uguale a se stessa e quindi anche negli anni 90 si è ripetuta uguale alle altre storie. E cioè a dire, la politica antimafia dello Stato italiano è sempre stata, noi abbiamo detto, una legislazione di emergenza, una legislazione di reazione. Però la verità è che è stata soprattutto una politica di contenimento della mafia. Cioè far rientrare la mafia entro i limiti di guardia quando la mafia supera questi limiti. Potremmo dire, anzi spingendoci in avanti, che più che una politica di contenimento soltanto, è stata una politica di salvaguardia. Cioè una politica di salvaguardia nel quale soprattutto la classe dirigente, che in un certo momento si sente minacciata dalla mafia con la quale è abituata a convivere, che ha bisogno di una reazione. Allora pensi che negli anni 80, appunto la stagione quale abbiamo assistito alla importante prima primavera siciliana, che poi secondo me c'è stata appunto la seconda, quella degli anni 90, la prima primavera siciliana che fu giudiziaria, politica, sociale, eccetera, quella prima primavera scatta in un momento di reazione a quel bagno di sangue che fu fra gli anni 70 e gli anni 80, in cui venne decapitata l'intera classe dirigente siciliana, e potremmo dire che furono uccisi sia i buoni che i meno buoni. E perché si crea improvvisamente in questi momenti di tensione una magica coesione, dove perfino coloro i quali erano abituati a convivere con la mafia stanno assieme e stanno con la magistratura? Perché tutti fanno il tifo per la magistratura in questi momenti? Perché si commuovono davanti alla morte del prefetto della Chiesa degli anni 80 o si commuovono sulle bare di Falcone e di Borsellino degli anni 90? O perché, e io temo che sia così più realisticamente, si impauriscono davanti alla tomba di Salvo Lima, cioè di colui il quale era stato storicamente l'alleato
della mafia. Perché il punto è che il rapporto fra mafia e Stato non è mai stato non è mai quello della mafia come antistato, e quindi una guerra, diciamo, tra guardie e ladri. È una mafia, come diceva poc'anzi anche Orlando, è una mafia che ha avuto dei rapporti stabili, permanenti con la classe dirigente, che poi si fa Stato. Questa classe dirigente però, in questa ricontrattazione, potremmo dire, che periodicamente avviene, dei rapporti di forza e quindi del modo di convivere, ogni tanto la mafia cerca di alzare il tiro, alzare il prezzo, batte il pugno sul tavolo, e quando la mafia batte il pugno sul tavolo fa colpi di bombe, di omicidi, e colpisce in alto, colpisce la classe dirigente. Ecco che nel momento in cui la classe dirigente si sente minacciata, ha bisogno della magistratura, delega e manda avanti Falcone e Borsellino negli anni Ottanta, fino ad un certo momento, perché poi quando rientra l'emergenza, la classe dirigente si è salvaguardata e Falcone e Borsellino invece vanno avanti lungo quella strada e colpiscono anche il rapporto mafia politica, mafia affari, diventano pericolosi più loro che i mafiosi, e lo stesso è quello che è accaduto negli anni 90. E così si può anche rispondere alla domanda che aveva fatto poc'anzi lei anche ad Orlando, cioè perché poi non si è arrivati sino in fondo. Non si è arrivati sino in fondo per la stessa ragione per la quale non arrivarono sino in fondo Falcone e Borsellino negli anni 80, perché era una politica antimafia di salvaguardia, la classe dirigente si salvaguarda, di fatto, come è noto, c'era una lista di politici che dovevano essere uccisi dopo Salvo Lima, non vennero uccisi quei politici, sia stato frutto della trattativa o sia stato frutto della legislazione antimafia. Questo è il risultato nel momento in cui la magistratura continua ad andare avanti per la sua strada e vengono fuori i patti inconfessabili del rapporto mafia politica, mafia affari, ecco che la magistratura diventa l'avversario. La mafia non colpisce più la lista dei politici, ma concepisce la strage di Capaci. Esatto. Anche. Che deve essere, tra l'altro, così spettacolare, così imponente, perché poi Falcone poteva essere ammazzato, diciamo, più semplicemente, come scrive lei nel suo libro Palermo a Roma, e invece si vuole, diciamo, una strage spettacolare, un qualcosa che impressioni il paese. I mafiosi avevano avuto la possibilità, e cioè, è storia questo, che è stata raccontata da alcuni pentiti che avevano visto Falcone senza scorta girare indisturbato per Roma e avevano pensato di ucciderlo, sarebbe stato estremamente facile, ma sapevano, e così venne detto dai vertici dell'organizzazione mafiosa, che doveva essere ucciso invece a Palermo e in quel modo. E questo non solo per la riaffermazione del potere della mafia sul territorio, ma perché bisognava dare da Palermo un colpo che doveva colpire Roma. Ecco, voglio coinvolgere adesso anche il procuratore di Caltanissetta, Roberto Scarpinato, vediamo se è in collegamento con noi. Buonasera. 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 Ecco. Allora, c'è una verità ufficiale, lei scrive, che viene avanti nelle commemorazioni, e questa verità ufficiale è che Falcone e Borsellino avevano dato un colpo mortale alla mafia, la mafia alla faccia di Provenzano, alla faccia di Rina, faccia, diciamo, di persone che non si esprimono manco troppo bene in italiano, villici, come dice lei, quasi descritte lombrosianamente, quindi sono loro i responsabili, sono loro gli assassini, è la vendetta di una mafia colpita a morte, quella che si esprime nella strage di Capaci, anche nella strage di Via D'Amelio. Questa è la verità ufficiale, diciamo, quella che, diciamo, viene praticamente bandita in tutte le giornate di commemorazione. Ma la verità potrebbe essere un'altra, cioè che ci sono molti sepolcri imbiancati ancora da scoperchiare. È vero? E questa è la sua idea? Beh, mi pare che in occasione di queste commemorazioni è stata riproposta una storia dimezzata, appunto quella che lei ha descritto, una storia dove da una parte ci sono Falcone e Borsellino e dall'altra parte ci sono Riina e Provenzano, che vengono elevati a portatori esclusivi, assoluti del male di mafia. In mezzo ci sta un popolo di innocenti. Ma se la storia è così semplice, non si riesce a capire perché allora in 150 anni di storia
italiana non siamo riusciti a liberarci dalla mafia. Non si capisce perché questi ex villici abbiano potuto vivere la latitanza per tanti anni tranquillamente, perché abbiano potuto godere di impunità nonostante abbiano ucciso un presidente della regione, un prefetto della repubblica, il segretario del Partito Comunista e tanti magistrati. Non cammina questa storia. È come raccontarsi la storia dei Promessi Sposi tagliando la parte di Don Rodrigo dell'innominato e lasciando sul campo i bravi. Eppure la chiave di lettura per capire questa storia c'è. Ed è nei processi che sono stati celebrati in questi 20 anni che ci hanno fatto capire che Riina e Provenzano sarebbero stati nessuno se non avessero avuto la protezione di persone che rivestivano ruoli apicali nello Stato. Mi riferisco a sentenze definitive che hanno per esempio accertato che non si riusciva a catturare Riina, Provenzano ed altri perché c'era un dirigente ai massimi livelli dei servizi segreti, Bruno Contrada, che li avvertiva prima del blitz di polizia, che hanno portato in carcere con sentenza definitiva un capo della polizia di Palermo, Ignazio D'Antona, che era colluso con la mafia. E ci sono sentenze che hanno accertato che la personificazione stessa dello Stato nell'immaginario collettivo, cioè un ex presidente del Consiglio per 22 volte ministro, è stato colluso con la mafia sino al 1980 e quell'anno ha partecipato a dei summit di mafia nei quali si discuteva del presidente, dell'omicidio del presidente della regione siciliana Mattarella. Questa parte della storia viene omessa e poi non si capisce se noi lo mettiamo perché viene smobilitato il pool antimafia che prima viene portato sugli altari quando arresta gli uomini della mafia popolare, quando poi arresta Ciancimine Salvo e annuncia che il con reato di concorso esterno inizierà a indagare sull'infiltrazione della mafia all'istituzione, viene smobilitato e non si capisce neanche la storia delle stragi che arriva sino a noi, perché vi sono degli aspetti di queste stragi che vanno molto al di là della statura degli ex villici Riina e Provenzano, come la sparizione dell'agenda rossa. Ma com'è possibile che pochi minuti dopo la strage di Via D'Amelio, quando regnava la confusione, quando tutti eravamo nel panico, è accaduto che un capitano dei carabinieri abbia attraversato la strada, abbia prelevato dall'abitacolo la borsa dove c'era l'agenda rossa, l'abbia portata fuori, l'abbia aperta e poi abbia rimesso la borsa dentro l'abitacolo dove rischiava di essere bruciata se non l'avessero tolto all'ultimo momento? E com'è possibile che siano spariti dei documenti preziosi dal covo di Riina, che ci avrebbero consentito di fare 20 anni, 30 anni avanti di indagine sulla mafia? E ci sono tante cose che non riusciamo a spiegarci se noi ci raccontiamo una storia che continua a confinare a 20 anni dalle stragi, nell'indicibile, nella rimozione, come se fosse uno spinoso affare di famiglia che ancora non ci possiamo raccontare questa parte della storia. E lasciamo in campo chi? Lasciamo in campo Riina e Provenzano e vogliamo spiegare questo dramma della storia italiana mettendo in campo solo questi personaggi. Allora io credo che se a 20 anni di distanza siamo ancora nella rimozione culturale, nella stessa rimozione culturale che ha impedito per esempio di fare chiarezza sullo stragismo degli anni 70, la destra eversiva, abbiamo una commissione parlamentare sulle stragi neofasciste che ha concluso i suoi lavori dopo anni di lavori, dopo aver raccolto tonnellate di documenti, aver sentito testi senza depositare una relazione conclusiva. Abbiamo una storia che continua a essere rimossa, poi il 2 agosto, anniversario della strage di Bologna, il 19 luglio, il 23 maggio, anniversario delle stragi di Capaci e Via D'Amelio, lasciamo in campo soltanto Riina e Provenzano e ci raccontiamo questa storia dimezzata. Io credo che questo sia anche un venir meno a un dovere di staffetta culturale nei confronti delle giovani generazioni. Se lasciamo credere ai ragazzi che quella della mafia sia una storia di bassa macelleria criminale, intessuta soltanto di racket e estorsioni, di traffico e stupefacenti, non gli diamo la chiave di lettura che emerge dai processi che abbiamo fatto in questi anni e sono costati lacrime e sangue per capire come la storia della mafia è una parte della storia del potere, io credo che queste commemorazioni siano venute meno e rischino di venire meno ha un dovere di educazione e di trasmissione di un sapere sociale la cui costruzione è costata tanta fatica. Allora, Piero Sansonetti, aiutami tu a mettere un po'... Posso fare altro casino, eh? Posso peggiorare la situazione, non ti posso aiutare. Ma perché io penso che... No, Scarpinato dice la verità, è difficile raccontare la storia della mafia se non si racconta la storia della politica, soprattutto la storia della politica della Prima Repubblica, che non è mai stata raccontata.
perché si è risolta con la dissoluzione di Tangentopoli. Ma Tangentopoli, insomma, raccontava alcune tangenti, alcuni politici che avevano preso un po' di soldi dalla Montedi, sono un po' di soldi. Ma cos'è stata davvero la storia della Repubblica? Ora, Caponnetto, io ho sentito una frase che ha preso Ruotolo, mi pare, nel servizio iniziale, una frase che si sentiva appena, che diceva: questo mistero si aggiungerà agli altri misteri. Non credo di aver sentito male, non l'avevo mai sentita precedentemente, l'ho sentita solo adesso. Caponnetto dice la verità. Era Maria Grazia Mazzola. E Scarpina... Non ho capito. Era Maria Grazia Mazzola, così per quelle, cioè, a raccogliere quella frase. Sì, ma, sì, va bene, non cambia la frase. Diciamo. No, se ho capito bene, non cambia la frase. Allora, voglio dire, la questione che pone Scarpinato, ma anche una parte del discorso che fa Ingroia, mi funziona fino a un certo punto. Cioè, primo, perché Falcone è stato ucciso? Tutto questo racconto non me lo spiega ancora. Perché tutto questo racconto mi racconta che c'era un pezzo della Democrazia Cristiana, fondamentalmente quella andreottiana, poi ci sono i processi che dicono alcune cose di Andreotti, altre cose da solo, ma insomma quella Democrazia Cristiana lì, la destra democristiana, che era legata a un pezzo di mafia e che fece soprattutto la stagione delle stragi della prima metà degli anni Ottanta, dove fra l'altro fu ucciso Mattarella, che era il capo della, era il presidente della regione, era anche il capo della sinistra democristiana, fu ucciso mi pare Reina come il segretario regionale, fu ucciso Pio La Torre, furono uccisi altri. Benissimo, quando arriviamo però all'omicidio Falcone le cose sono cambiate. Diceva giustamente Ingroia, c'è l'omicidio Lima fra l'altro lì in mezzo, cioè quel pezzo di Democrazia Cristiana viene fatta, la mafia avverte Lima che non c'è più. Il patto è saltato, non vedo come altro si può interpretare, ascoltando Scarpinato e Ingroia mi pare di avere conferma su questo punto. È saltato il patto, c'è un altro pezzo della Prima Repubblica, fondamentalmente della Democrazia Cristiana, probabilmente di altri partiti, che è in collegamento con la mafia e di quello noi sappiamo pochissimo. Sicuramente l'omicidio Falcone non può essere attribuito a quel pezzo di rapporto fra mafia e politica, perché era stata già sconfitta, era stata abbandonata. Non solo, ma Falcone aveva un rapporto con la questione di mafia e politica in Groia un po' diverso da quello che abbiamo raccontato. Non è vero che Falcone fu lasciato libero dall'80 in poi di fare quello che voleva. Falcone si è trovato prima tutta la destra italiana contro, quando ha fatto il maxi processo. Poi tutta la sinistra italiana contro, guarda, lo dico proprio da persona che se lo ricorda, perché io ero vice direttore dell'Unità e noi gli facemmo una campagna contro. Gli facemmo una campagna contro negli ultimi anni della sua vita e poi mi ricordo che dopo la sua morte io ero vice, scrissi io d'accordo con Veltroni un editoriale nel quale dicevamo abbiamo sbagliato qualcosa, non avevamo capito bene. Quindi non è vero che furono lasciati liberi Falcone e Borsellino in quegli anni. Si trovarono con la politica contro che non gli permisero di diventare capo dell'ufficio istruzione, vero o no? Passò Meli, poi fu di nuovo in difficoltà al Consiglio Superiore della Magistratura, poi quando ci fu l'attentato alla Daura addirittura... È già la seconda fase. La seconda fase, siamo all'88, certo, dopo il maxi processo, cioè, gli mettono i bastoni alle ruote continuamente, quindi? L'attentato alla Daura dicono che sarebbe fatto da solo, se lo ricorda, siamo Ingroia. Siamo all'89. Siamo ancora... Allora, voglio capire, perché è stato ucciso Falcone? Questo, a questa domanda, neanche Scarpinato ha risposto, perché non si può dire è stata... La politica c'entra l'omicidio Falcone, non mi potete dire di no se facciamo tutta quella ricostruzione. Vediamo che non dice, può darsi che improvvisamente scompare. Orlando, perché... Allora dov'è? Perché, scusa, smetti immediatamente. Raccontiamo tutto Falcone, che è un personaggio, Orlando, molto complesso. Non è un personaggio così semplice che può essere andiamo come bandiera. Per le sintesi che possiamo adoperare questa sera, naturalmente. Non voglio togliere la parola a Orlando, però... L'avevo spiegato. No, ma è bello che ognuno di voi dica... Il direttore Sansonetti si è distratto, ma io quando ho parlato della strategia, del ruolo della strategia, della strage di Capaci, dentro questa strategia la necessità di rompere un certo tipo di assetti di potere fra politica e poteri criminali, credo di averlo detto. Comunque magari ci... No, però nessuno mi ha detto chi era, quale pezzo di politica era con la mafia per far fuori Falcone, perché non mi potete più rispondere agli andreottiani, non c'erano più. No, ma non e allora questa è una domanda gigantesca che sta dentro questa trasmissione. Erano stati sconfitti. Lima era stato ucciso. Lima era stato ucciso due mesi prima. Gli andreottiani era presidente del Consiglio e stava per diventare presidente della Repubblica. Attenzione, altro che non c'era il giorno più. Prima che diventasse presidente, non c'erano possiamo ragionare sul fatto che Falcone in quel momento era contro Andreotti.
Falcone non aveva in quel momento, esattamente un mese prima, me lo ricordo, era intervenuto contro il pentito Pellegrini che accusava Andreotti. Lima non era stato ucciso, l'ha raccontato ora Ingroia, non era stato ucciso due mesi prima, no, concludendo però, l'alleanza fra quel pezzo di mafia andreottiani. Non ci vuole, diciamo, una sola cortesia, siccome sono cose molto... Va bene, mi fermo. No, molto complicate. L'unica cosa, è chiaro che molti di noi le conoscono, eccetera, però facciamo anche uno sforzo per avvicinare chi magari non conosce tutto alla questione. Quindi il problema che stai sollevando è serio. Sì, ma ne aveva parlato Ingroia. Però non aggiungiamo... Spiegato. No, benissimo. Aveva spiegato bene Ingroia. Benissimo, no, dico soltanto, non aggiungiamo tanti pezzi che magari la gente per le griti non si ricorda chi era, capito? Quindi o lo spieghiamo chi era e così si era capisce. Era un pentito che accusava Andreotti, che fu incriminato da Falcone, esatto, per falsa testimonianza. No, ma è solo una raccomandazione, diciamo, didattica che faccio io, nient'altro. Cioè, perché non tutti quelli che ci seguono possono avere le conoscenze per seguire questo dibattito. Però siccome la cosa, il problema che sollevi tu è molto importante, tant'è vero che Maria Falcone, proprio sulla base di un ragionamento simile, si è rivolta ad Orlando e ha detto: Orlando deve usare tre paroline molto semplici, diciamo, dire io ho sbagliato nella mia polemica con Falcone, perché si riferiva proprio al periodo che adesso tu citavi. Adesso forse è il caso che Orlando faccia un punto su questo. Perché è stato ucciso Falcone e perché anche la sinistra non gli risparmiava in quel momento delle critiche feroci? Ma io intanto volevo, se era possibile, prima di rispondere evidentemente, fare un ragionamento che riprende le cose dette fino adesso. La mafia è cifra della politica in Italia. Se noi non siamo convinti che la mafia è cifra della politica in Italia, parliamo di fenomeni che possono essere ridotti a un semplice rapina o normale criminalità. Se la mafia è cifra della politica in Italia, la mafia con il sistema politico ufficiale realizza un sistema, una sintonia, a volte per identificazione, a volte per trattativa. La realtà vera è che dopo la strage di Portella della Ginestra il rapporto tra la mafia e la politica in Italia è stato di identificazione, una certa politica evidentemente, di identificazione. Questa identificazione, cioè, è rappresentata direttamente nelle istituzioni, diciamo, perché voglio tutti dire, quando ci Vito capiscono. Ciancimino era al tempo stesso un capo mafioso, è un sindaco di Palermo, con chi doveva trattare? Con se stesso. Cioè, c'era identificazione praticamente tra il potere mafioso e il potere politico. La presenza nei palazzi, dei quali parlavo prima io, pensate per esempio il cardinale Pappalardo che rompe una storia potere di... politico, la democrazia cristiana. Aspetta, ci torniamo. La democrazia cristiana, non il potere politico. La democrazia... Allora, il cardinale Pappalardo che rompe l'abitudine della Chiesa di avere mafia e parrini, si è detto la mano, si dice in Sicilia, per indicare questa alleanza organica. La democrazia cristiana, i congressi della democrazia cristiana... erano congressi che risolvevano problemi politici, ma anche problemi di rapporti fra cosche mafiose, e vinceva una componente o l'altra secondo il rapporto di forza fra le cosche mafiose, e la fine di un congresso regionale della democrazia cristiana poi diventava la pax mafiosa su quel livello di accordo raggiunto. C'era la identificazione. Quando è che si rompe l'identificazione? O meglio, quando è che si rompe la illusione dell'identificazione? Quando il 31 gennaio del 1992, con la conferma da parte della Cassazione delle condanne del maxi processo, è evidente che quella politica che aveva detto alla mafia tanto siamo la stessa cosa, vi garantiamo perché siamo la stessa cosa, a un certo punto si rivela nuda, perché nel frattempo nei palazzi, ripeto, nel palazzo di giustizia piuttosto che nei palazzi della politica, dell'amministrazione, c'erano stati elementi di rottura. Quando qualcuno dice che poi ci fu la trattativa, io dico per fortuna, certo, perché segno che non c'era più identificazione. Prima non c'era trattativa, c'era identificazione. La trattativa nasce quando ci sono elementi di rottura dentro il sistema che rompono quell'equilibrio che faceva essere identificato l'un rapporto con l'altro. Perché faccio questa lunga premessa? Per arrivare anche alla risposta alla domanda che viene fatta. Io vivo tutta la sofferenza umana di aver avuto un contrasto con Giovanni Falcone, tutta la sofferenza umana, anche nei toni, vorrei però che si comprendesse il contesto nel quale quel tipo di contrasto si verificava.
un contesto nel quale eravamo tutti considerati dei morti che camminavano, insomma, rispetto all'immagine. Ebbene, in tutto questo io esprimo questa amarezza umana, ma io devo rivendicare il mio diritto dovere di uomo libero e di politico di continuare a parlare male di Andreotti ancorché non ci sono le prove. Il magistrato ha il dovere, e Falcone era un grandissimo magistrato, di agire soltanto quando si trovano le prove, ovviamente, ma io non posso delegare alla sentenza del magistrato il mio giudizio sulla classe politica collusa. Lima non è mai stato incriminato mai per mafia, ma posso affermare politicamente che era il garante di un sistema di potere politico mafioso? E posso chiedere che ci sia da parte dei magistrati la ricerca di queste prove, rispettando il fatto che il magistrato senza prove non può agire? Io voglio ricordare, io sono stato interrogato dopo l'omicidio di Piersanti Mattarella, quando il 6 gennaio dell'80 lui fu ucciso, io venni interrogato e portai, ero il suo consigliere giuridico, ero un giovanissimo docente universitario, consigliere giuridico di Piersanti Mattarella, presidente della regione ucciso dalla mafia e dalla politica. Portai i casi di sei scuole appaltate in sei quartieri della città, con sei domande di partecipazione di sei ditte, ognuna delle quali ditte una per ogni appalto che coincideva col capo mafia della borgata. Portai le carte della rotazione che fecero con Piersanti, con lui da Presidente della Regione, dei direttori, dei collaudatori, la modifica della legge urbanistica, ma dissi e aggiunsi: questi sono tutti i casi dei quali potete trarre un possibile responsabile di quell'omicidio. Ma io non mi sento a posto con la mia coscienza se non dico ciò che io so senza avere le prove. Io so, ma non ho né prove né indizi, che non si poteva uccidere Piersanti Mattarella, potente democristiano, presidente della regione siciliana, senza la complicità, dissi allora, di Salvo Di Salemi, della corrente andreottiana e di Vito Ciancimino. E perché è stato ucciso Falcone? E ho detto ai magistrati, io non ho le prove. E ricordo quando incontrai Rocco Chinnici, che era consigliere istruttore del processo Mattarella, e Rocco Chinnici mi disse: professore, mi dica, ma lei che cosa pensa? Io ripetei quello che pensavo e non dimenticherò mai cosa mi disse Rocco Chinnici. Mi disse: professore, sa la differenza che c'è fra lei e me? Che se anche noi pensiamo le stesse cose, lei può dirle, io ho bisogno delle prove. Ma continua a dirlo, professore, perché se lei lo dice aiuta me a trovare le prove. E io credo che... Allora teniamoci l'altra risposta, perché se no, perché è importante, teniamoci un punto qui. Allora, facciamo una cosa, perché chiaramente gli ospiti sono su questa materia assolutamente coinvolti, per cui hanno tutta la voglia di dire quello che hanno dentro su questo, però insomma dobbiamo riprendere anche un po' il nostro racconto, perché insomma... C'è pure un colpaccio fatto da Ruotolo che ha beccato, insomma, il cosiddetto messaggero che è venuto fuori in questi giorni, quindi dobbiamo sentire parlare pure questo messaggero, vedere che ci dice, ce ne spara di tutti i colori. Allora, farei così, darei il primo pezzo del nostro racconto, no? Che comincia il nostro fumetto, poi diamo subito dopo la pubblicità e dopo la pubblicità vediamo come continua quel racconto, così recuperiamo un po'. Avanti. Nel carcere di Rebibbia, il procuratore capo di Reggio Calabria, Giuseppe Pignatone, e il sostituto Beatrice Ronchi interrogano il pentito di 'Ndrangheta, Antonino Lo Giudice, fratello del boss Luciano. Mio fratello Luciano mi disse: mi sono impegnato per la scarcerazione di Maurizio. Maurizio, l'altro suo fratello, collaboratore di giustizia pure lui? Sì. E io gli ho chiesto: come ti sei impegnato? E lui mi ha risposto: ho parlato con Alberto Cisterna e mi ha fatto un favore. E so solo io quanto mi è costato. E non le ha detto altro? Solo questo. E tanto che io ho detto: ma almeno faglielo sapere a Maurizio che tu ti sei impegnato. Altrimenti quello può pensare che noi ce ne siamo fregati di lui. E cosa le ha risposto suo fratello Luciano? Meglio che non gli diciamo niente, se no lo fa arrestare. Chi avrebbe fatto arrestare, scusi? Avrebbe fatto arrestare Alberto Cisterna. Il procuratore nazionale antimafia, Pietro Grasso,
viene sentito dal CSM sul caso Cisterna e rivela una storia fin qui inedita. Quando presi il posto di Pierluigi Vigna alla Procura Nazionale Antimafia, mi fu prospettata dai colleghi la situazione di un informatore, qualcuno che voleva rendere dichiarazioni e collaborare per la cattura di Provenzano. Eravamo nel novembre 2005 e Provenzano fu catturato nel marzo 2006. Nella sua ricostruzione, il procuratore Grasso commette un errore. Provenzano non fu catturato a marzo, ma l'11 aprile del 2006. Questo signore diceva addirittura di avere contatti con Provenzano e sosteneva che si nascondesse nel Lazio. A me sembrava più un truffatore che altro. Sandro Ruotolo, sono un giornalista, lavoro con Michele Santoro. E come mai siete arrivati a me? È perché sono riuscita all'Unità l'altro giorno, sì, con tutta questa storia. Quale? Questa che il signor Provenzano si voleva costituire e ci furono. Io mi ricordo tutto ma non so niente, perché io ho avuto degli incontri con l'allora procuratore Vigna, Cisterna, bravissima, Macri, erano gli altri due procuratori. Bravo. E chi ha detto? Aspetti che vado a prendermi le sigarette. No, no, ce l'ho. Io sono napoletano. Pensavo che era al postino. Sono vincolato da alcune cose, certo, che ormai per me la cosa è completamente, anche se ci avete i registratori, a me mi frega niente, io parlo a ruota libera, perché scusate. La voglio tranquillizzare. No, ma guardi, io sono tranquillissimo, soltanto che... A me, diciamo... Guardi, io ho 28 anni di collaborazione con la Guardia di Finanza. Questo lo sanno tutti, lo sanno, chi lo sa lo sa, chi non lo sa chi se ne frega. Non lo nascondo che dal 1986 ho avuto una giusta collaborazione con la Guardia di Finanza, ho fatto l'infiltrato. Mi aveva detto che era commercialista, no? No. No, sono stato 4 anni in Iraq. E in Iraq, durante la guerra, mi ha soldato la CIA, poi ho aperto una FIM e lì c'erano tutti i personaggi, tutti ufficiali della Guardia di Finanza e gli serviva il mutuo, una cosa, era lavoro. Io sono un esperto di flussi finanziari sull'antiriciclaggio, partiamo da questo presupposto. Poi ho avuto la fortuna o la sfortuna di imbattermi in un discorso del genere sulla questione Provenzano. Alberto Cisterna è vice di Pietro Grasso, capo della Procura Nazionale Antimafia. A interrogarlo è Giuseppe Pignatone, il procuratore di Reggio Calabria. Procuratore, su certe questioni ritengo di dover opporre il segreto d'ufficio. In tribunale, Antonino Lo Giudice aveva raccontato di essere stato lui ad aver fatto arrestare il boss concorrente, Pasquale Condello. L'ho fatto arrestare io a Pasquale Condello. E come ci è riuscito? Come ha aiutato gli investigatori ad arrestarlo? Gli ho indicato la persona giusta da pedinare tramite mio fratello Luciano. Non soltanto la cattura di Condello, ma come credo sappia, la cattura di Provenzano. Questi episodi hanno comportato una serie di contatti istituzionali a cui ho partecipato in qualità di titolare dell'ufficio di Procura Nazionale. Io non so a cosa allude questo riferimento a Provenzano. Vedremo. La storia raccontata da Grasso inizia alla fine del 2003, quando al suo posto, alla Procura Nazionale Antimafia, c'è Pierluigi Vigna. A incontrare il messaggero è il sostituto Alberto Cisterna. Sono un messaggero di Bernardo Provenzano. E cosa vuole da noi? Sono qui perché Provenzano ha letto sui giornali l'invito a consegnarsi che gli ha fatto il procuratore Vigna. Lui è disponibile a costituirsi. Il messaggero si presenta come un commercialista laziale che la Guardia di Finanza ha già usato altre volte come fonte. Cisterna avverte subito il procuratore Vigna. Provenzano propone un tavolo di accomodamento. Che significa? Cosa vuole esattamente? Nessuno dovrà mai sapere che si è consegnato. Ma vuole una garanzia. Che tipo di garanzia? 2 milioni di euro da depositare su un conto corrente in Costa Rica. Se salta fuori la storia che si è consegnato, lui tira fuori le ricevute del versamento. Sarebbe la prova che lo Stato ha pagato e che lui è stato venduto. Procuratore Vigna, siamo fine del 2003. In Procura Nazionale Antimafia si presenta un signore anziano,
distinto, un commercialista del Lazio, e le dice: procuratore, Provenzano vuole un tavolo di accomodamento. Chiedeva una retribuzione. Retribuzione che però non sarebbe andata a lui, almeno in gran parte, ma a una terza persona. Naturalmente io chiesi di sapere chi era questa terza persona, perché se questa terza persona era un terrorista o addirittura un mafioso, disse era legata da un giuramento di non fare il nome. Vedrò se posso farmi sciogliere da questo giuramento. Vi disse che cosa voleva in cambio Provenzano? Provenzano chiedeva di stare in un certo carcere e chiedeva che per 30 giorni, questo lo ricordo bene, il suo arresto fosse mantenuto segreto, perché desiderava conferire in segreto. Se è necessario, per un obiettivo così importante i soldi si trovano. Niccolò Pollari, numero uno del SISMI, offre la disponibilità del denaro. Ma lei ha un contatto diretto con Provenzano? Personalmente l'ho incontrato una volta sola. E dove? In Sicilia? No, in un casolare tra il Lazio e l'Umbria. Si accomodasse, dottore. Le vorrei chiedere di andare a parlare con il procuratore Vigna. Perché Bernardo Provenzano avrebbe scelto proprio lei? Perché avevo rapporti d'affari con l'altra persona di cui le ho detto, e di cui non posso fare il nome. Questo famoso terzo uomo, dove lei è vincolato a non dirlo. Non è terzo uomo, qui non esiste un terzo uomo, esiste una piramide, una istituzione, un patto con le persone. Ma come mai siete risaliti a me? Come mai siete arrivati a me? E questo glielo chiedo. Perché l'ho saputo da chi lo sapeva. Io dico solo una cosa, lei mi deve capire. Ci faccia caso, hanno catturato Provenzano 5 mesi dopo che lei... No, fermo, non è quello. L'avevano già individuato prima, hanno messo in televisione che è stato catturato subito dopo le elezioni, perché è una questione squisitamente politica. Tutto il resto è noia. La cosa si è interrotta sul il cosiddetto terzo uomo, sull'identità, che però lei ha risposto che non poteva dirlo. No, qui non c'è nessuna identità, qui non esiste identità, qui c'è una cattiva interpretazione, oppure non vogliono dire come stanno realmente le cose. Io le cose le ho conosciute e me le so dimenticate. Bravissimo. Perché non mi ricordo più niente. Anche se può non essere vero. Lì c'era il problema dei 2 milioni di euro. Non erano 2 milioni di euro. Un conto in Costa Rica. Mai. Non erano 2 milioni, erano meno? Erano di più, ma non era in Costa Rica. Guardi, loro si sono venduti Provenzano alla polizia. È un discorso che... Loro chi? I servizi? Non lo so, guardi... Perché poi entrano pure in mezzo i servizi. Ma può darsi pure che io sia stato dei servizi. Provenzano doveva essere preso prima, c'era un accordo già. C'era un accordo che è saltato. Basta. Però io non gli ho detto niente, non so niente, non ho visto niente. E potrei pure raccontare tutto, ma perché? È perché serve per la memoria delle vittime. Lo so. Ma serve la memoria delle vittime significa la pelle mia? No. Dopo il primo incontro col procuratore Vigna, il messaggero aspetta di essere contattato dagli uomini di Provenzano. Ogni sera passa davanti a un grande supermercato. Quando una delle bandiere del piazzale sarà ammainata, dovrà recarsi in un luogo concordato. E gli chiedeste come faceva a contattare Provenzano lui? Lui appunto diceva che erano loro che si mettevano in contatto con lui, lui si doveva trasferire con la macchina per alcune centinaia di chilometri, i luoghi si cambiavano di volta in volta. Ma nel Lazio, a Roma? La zona in cui lui si trovava era l'Alto Lazio. 5 mesi dopo viene catturato Bernardo Provenzano. Sì. Registraste il colloquio? È stato registrato il colloquio, certamente. La prima domanda che noi facemmo è perché non si rivolge ai magistrati di Palermo? Se vuole costituirsi.
E lui ci disse, no, ha detto che non vuole avere a che fare con la Procura di Palermo, ma solamente con la Direzione Nazionale Antimafia. Chiedeva che la notizia della Costituzione fosse data in ritardo, con almeno 30 giorni di ritardo, perché quei 30 giorni in cui nessuno sapeva nulla della sua Costituzione, lui intendeva utilizzarli per rendere dichiarazioni al nostro ufficio. E quindi non solo si voleva costituire, ma voleva collaborare. Voleva rendere dichiarazioni, sì. Sì, questo lo ricordo perfettamente. Pentirsi? Bernardo Provenzano Non lo so se era un pentimento, voleva parlare con noi. Se la questione dei soldi è risolta, Provenzano è pronto a costituirsi. Ed è disposto anche a collaborare. Ha una precisa condizione, però. Quale? Vuole essere portato in un carcere lontano dalla Sicilia sotto falso nome. Per raccontare tutto ha bisogno di 30 giorni. E intende parlare con lei, dottor Vigna. Non vuole che ai suoi interrogatori partecipi nessun magistrato siciliano. Va bene, lo portiamo in un piccolo carcere del nord e voi due mi accompagnerete. C'è un problema per i soldi, però. Pochi mesi fa a Madrid sono morte 200 persone in un attentato. Non si può rischiare che neppure un euro finisca nelle tasche di un terrorista. Lei deve dirci il nome della terza persona. È impossibile, procuratore. Ho giurato di mantenere il segreto. Se le faccio quel nome, io sono un uomo morto. Allora, signora Angela, lei sentendo questi racconti, no? Che poi, insomma, voglio dire, non sappiamo bene tutto il contesto che c'è intorno, però abbiamo adesso la ragionevole certezza che tutta questa vicenda si è effettivamente svolta, cioè questo signore è andato, ha parlato con l'antimafia, insomma è stato ricevuto, si è offerto di fare da mediatore per la cattura di Provenzano e poi, guarda caso, insomma, comunque sia, il periodo è proprio quello nel quale è stato poi dopo alla fine catturato Provenzano. Lei si fa un'idea che il comportamento... Cioè, che idea si fa lei quando sente una storia così? Guardi, intanto io provo una grande rabbia per le istituzioni, per le istituzioni che scendono a compromessi, per le istituzioni che non difendono e non proteggono i cittadini. Perché se Provenzano fosse stato catturato, quando si voleva consegnare, se l'avessero preso, mio figlio sarebbe ancora vivo. E poi il fatto di tutte le complicità e della rete di protezione di cui gode. Quando sento dire che si trovava nel Lazio, quindi evidentemente dopo l'intervento lui avrà avuto bisogno di un urologo che lo seguisse. E guardi che in quel periodo in Italia, vi potete informare, erano in pochissimi che facevano la laparoscopia alla prostata, che operavano per via laparoscopica. Quindi lui, dopo l'intervento, avrà avuto bisogno, ha necessitato di cure e si è servito di mio figlio. Come in seguito poi... Per lei un altro indizio abbastanza importante. Come voi, lei deve sapere, è importante quando si parla di mafia parlare del contesto in cui abitiamo noi, di Barcellona Pozzo di Cotto. Attilio era di Barcellona Pozzo di Cotto. Barcellona Pozzo di Cotto è quella che ha fornito il telecomando per la strage di Capaci e quindi ha un ruolo importantissimo. I più grossi latitanti a Barcellona hanno trovato terreno fertile perché trovavano delle grosse protezioni, da Nitto Santapaola, che ha portato poi all'uccisione del giornalista Peppe Alfano, allo stesso Bernardo Provenzano. C'è un'indagine del ROS che io stasera vorrei chiedere al procuratore Grasso che la faccia venire fuori, che cristallizza la presenza di Provenzano a Barcellona in un convento di Sant'Antonino. L'avvocato Fabio Repici, che ci difende, è stato querelato perché vuole che emerga questa indagine. Fino ad oggi noi non abbiamo nessun esito di questa. Tra l'altro si dice che è impossibile che, diciamo, che Provenzano frequentasse Roma, però in realtà noi abbiamo questo riscontro anche dal racconto del figlio di Ciancimino, perché figlio Ciancimino ha raccontato più volte di aver incontrato Provenzano a Roma, di averlo portato a casa di suo padre e devo dire che nonostante i miei ripetuti appelli nessuno mai ha smentito queste circostanze, perché insomma ci troviamo di fronte a Ciancimino, cioè una persona condannata per mafia, che
poteva essere tranquillamente vigilata agli arresti domiciliari, nessuno fino ad oggi ha detto no, Ciancimino da questo punto di vista dice un sacco di balle perché noi tenevamo sotto controllo la casa e non era possibile che Provenzano andasse a casa di Ciancimino. Quindi questa roba qui non è stata smentita. Giovanna Kelly, allora, voglio sapere pure quali sono le sue reazioni, perché insomma tutte le vittime, le famiglie delle vittime si battono per questo, per squarciare il velo che copre le stragi. Io penso che anche voi siete convinti come Scarpinato che insomma non può essere soltanto Riina e Provenzano aver combinato tutto quello che è successo in Italia in quegli anni. Siete convinti, sì, di questo? Parto giusto da una esternazione del procuratore Scarpinato. Non appiattiamo tutto su Riina e su Provenzano. Noi, come vittime, effettivamente è vero, ragioniamo però anche in un altro modo. No, proviamo a non appiattire tutto su Falcone e su Borsellino, ma trasferiamoci in continente, dove la mafia è arrivata l'anno successivo. Ci sono state Firenze, a Milano, a Roma, ci sono state ben 7 stragi in meno di un anno, frutto indubbiamente, ormai ne siamo quasi certi, il processo Tagliavia ce lo conferma, perlomeno in un primo momento c'è stata una trattativa, io ti do, tu mi dai, sia pure a fin di bene, si dice per fermare le stragi che peraltro erano già avvenute e non le hanno fermate, qui mi riferisco al sindaco Orlando. È vero che la trattativa è già qualcosa, però guardiamo che cosa ha prodotto quella trattativa in continente, e qui è fortemente politico oltre che giudiziario il dato, perché in meno di un anno ci sono 7 stragi che nessuno anche sul piano politico nomina mai, e ritorno al giornalista Sansonetti: chi ha ucciso Falcone? Ma la domanda è grossa come una casa: chi ha consentito che fossero uccise persone in continente e colpiti per ben 7 volte l'anno successivo alle stragi del 92? Ricordiamo a Firenze anche bambini. Anche a Firenze bambini, abbiamo bambini e a Firenze abbiamo studenti. E in questi giorni noi siamo fortemente usciti, siamo stati i primi ad attaccare dicendo quella di Brindisi è una bomba mafiosa, poi siamo stati redarguiti naturalmente perché bisogna andarci piano, no? Ci sono stati 48 ore in cui bisognava andare tutti molto calmi e non parlare di mafia, quasi a disturbare un manovratore in atto, salvo poi in queste ultime ore, siccome annaspano molto nel buio, allora la mafia, la Corone, ecco che è ritornata e è riemersa. Noi avremo il nostro di anniversario. Che pensavano di beccare subito il pazzo, cioè, isolato, di non l'hanno beccato. Il pazzo che passava di lì. L'ombra della mafia ritorna. Esatto, e l'ombra della mafia ritorna. Ritorna il proiettile di Boboli, un proiettile di Boboli con morti. In questo caso, se è l'inizio di un'escalation, se è l'inizio, se ce lo dirà la magistratura, l'inizio di un qualcosa, no? Una trattativa che rinizia, una trattativa che viene da lontano e continua, la mafia non è ancora contenta di quello che gli hanno dato? Io mi auguro di no, credo che ce lo auguriamo tutti qui questa sera, però noi siamo stati i primi a dire: guardate che quell'attentato ha tutte le caratteristiche mafiose, quantomeno volevano che credessimo che l'attentato era mafioso, lo dicevano tutte le figure su quel rebus, lo diceva il nome della scuola, lo dicevano gli studenti che erano comunque già stati colpiti, lo dicevano le bombole. Non è vero che quelle bombole tutte messe insieme non sono un messaggio mafioso. Brusca ne parla ampiamente del messaggio mafioso dato quando si lascia una bombola, quando si lascia una lattina di liquido infiammabile vuota. Ritornando a Boboli, quando piazzano il proiettile nel giardino di Boboli, definito l'anticamera delle stragi del 93, e che allora sembra che nessuno l'abbia capito, lo fecero brillare sull'Arno, quindi nessuno capì cos'era quel messaggio, hanno anche gettato una lattina di cherosene all'interno degli Uffizi. Quindi voglio dire, i messaggi c'erano tutti,
Però fino adesso lo si è voluto negare, ora lo si riprende in mano, speriamo che sia vero. Se lei dice che noi dobbiamo negarlo quando abbiamo le prove contrarie, cioè esatto. Se no dobbiamo esplorare tutte con le possibilità. Con quello che è successo a noi va esplorato molto attentamente e prioritariamente da quella angolazione, perché se quel proiettile di Boboli l'avessero interpretato il 5 novembre del 92... Magari ci scampavamo gli Uffizi, dice lei. Sta che gli Uffizi ce li scampavamo, quindi non facciamo errori, era questo che noi volevamo dire, non è che ci siamo vestiti di... Rimanga lì con le luci accese. Allora Scarpinato, Scarpinato, il punto importante è capire che il male non è così lontano da noi, il male è in mezzo a noi, cioè dobbiamo cercare di scoprirlo anche tra noi questo male, o no? Certo, non possiamo proiettarlo fuori di noi, dobbiamo prendere atto di risultanze processuali che ci hanno dimostrato che anche tra di noi, che la storia della mafia è anche una storia di un pezzo di classe dirigente che ha sempre avuto un rapporto irrisolto con la violenza e con la legge. Molto spesso si fa credere all'opinione pubblica che la storia della mafia sia la storia della parentesi corleonese che è durata 15 anni, dal 1980 a metà degli anni 90, e che ha visto protagonisti Riina e Provenzano, ma non è questa la storia della mafia. L'Unità d'Italia sino ad oggi, alcuni tra i più importanti capi della mafia sono stati colletti bianchi, persone come noi che hanno fatto le nostre stesse scuole, frequento i miei salotti. Il capo della mafia di Corleone prima di Riina era un medico chirurgo, Michele Navarra. Il capo della mafia di Palermo negli anni 80 era Michele Greco, un distinto proprietario terriero, ospite ai miei salotti palermitani. E oggi le indagini e le sentenze di condanna ci dimostrano che capi della mafia sono medici chirurghi, sono architetti, sono avvocati, sono tutte persone che sono come ufficiali di collegamento tra i piani alti e i piani bassi della piramide sociale, tra gli uomini come Riina e Provenzano e quelli che stanno sopra. E quindi questa storia non può essere raccontata, come ho detto prima, come una storia che riguarda soltanto gli specialisti della violenza materiale. E a proposito delle stragi, ci sono degli elementi che ancora una volta ci portano fuori dal stretto ambito di Cosa Nostra. Io vorrei ricordare che nel marzo del 1992, pochi giorni prima dell'omicidio di Lima, un personaggio che si chiama Elio Ciolini, che era stato coinvolto nelle indagini sulla strage di Bologna, scrisse una lettera al giudice istruttore di Bologna nella quale annunciò che da marzo a luglio del 92 ci sarebbe stato un omicidio politico eccellente e ci sarebbe stata una strategia stragista sino a luglio. Pochi giorni dopo viene ucciso Lima e poi ci sono le stragi di maggio e di luglio. Aveva il capo della polizia del tempo, Parisi, prese molto sul serio questa lettera e diramò una circolare questoria. Aveva una palla di vetro il signor Ciolini, ma c'è un'altra storia da raccontare. 48 ore prima della strage di Capaci, un'agenzia di stampa vicino ai servizi segreti comunica che di lì a poco ci sarà un grande botto. E il 23 maggio c'è la strage di Capaci. Ci sono vari elementi che da prima delle stragi sino all'agenda rossa aprono degli scenari che ci fanno capire che dietro lo stragismo degli anni del 92 e nel 93 si muove Cosa Nostra, ma insieme a loro si muovono dei soggetti, delle entità che avevano un progetto di destabilizzazione dello Stato, delle istituzioni, e questa è una storia che va ancora messa a punto. Allora, Ingroia, e va indagata. Allora, Ingroia, il discorso è questo qui. Ci sono tante articolazioni dello Stato, no? Non entriamo nelle vicende giudiziarie, non stiamo parlando delle vicende giudiziarie concrete, ma abbiamo i servizi, abbiamo la polizia, abbiamo i carabinieri. Cioè, la cosa importante è quando noi, in una lotta di contrasto che si fa nei confronti del fenomeno mafioso, possiamo leggere una coerenza. Cioè, questo dovremmo leggere. Cioè, noi dovremmo capire che le nostre forze di polizia, di investigazione e anche i servizi segreti si muovono sul terreno, certamente ognuno con un suo disegno, però con disegni che abbiano la loro coerenza nel contrasto del fenomeno mafioso. Purtroppo quello che viene fuori quando noi analizziamo strage di Capaci,
strage di Via D'Amelio, è che ci sono delle cose che non si capiscono. Non riusciamo a capire perché pezzi dello Stato abbiano lavorato in un modo piuttosto che in un altro. C'è questo elemento qui, a prescindere dalle responsabilità personali che sono giudiziarie, cioè noi vediamo questa confusione sulla scacchiera, cioè non capiamo chi sta con chi e chi sta con come. Perché? Ma credo che la risposta stia appunto nella riflessione che abbiamo iniziato prima. Noi non abbiamo due territori di due entità distinte l'una dall'altra. La mafia di qua e lo Stato di là, e quindi diciamo i cattivi da una parte e i buoni dall'altra, dove tutt'al più dentro lo Stato ci possono essere divergenze di vedute, divergenze di strategie, questo può anche verificarsi, ma c'è molto di più, e questo rimescolamento, guarda caso, avviene in questi momenti, nei momenti di crisi, nei momenti di frattura. Perché? Proprio perché, così rispondiamo anche alla domanda, per esempio, quando arriva questo messaggero che abbiamo visto prima, noi dovremmo sapere chi è, dovremmo sapere, è un imbroglione, è uno che invece ha rapporti con la Guardia di Finanza perché sono rapporti organici, ha rapporti col Sismi perché è un agente. Il fatto è che noi non riusciamo a capire chi è questo che è andato a parlare lì, chi è? Questa domanda evidentemente non le posso rispondere, perché voi avete fatto un'opera di investigazione, un dato di fatto che non investigativo in dubbio, noi non abbiamo ancora gli elementi per poter rispondere, quindi probabilmente dovrà essere approfondito in sede giudiziaria. No, però io sento il racconto che fanno, voglio dire, Vigne, eccetera, e da quel racconto deduco che loro non sanno chi è. Cioè non c'è nessuno che si assume la responsabilità di dire no, guarda, questo è un bandito, però è venuto qui perché ci vuole vendere Provenzano. Dovremmo saperlo, questo è il punto. No, è un agente segreto? È un bandito? È un collaboratore? Chi cavolo è? Cioè questa è la situazione italiana, pirandelliana, diciamo, in queste vicende qua. Il punto è che il più delle volte ci sono... La maggior parte degli attori che sono degli attori che non sono dichiarati, che sono diciamo mascherati, mimetizzati, camuffati, si presentano in un modo anziché in un altro, cioè la realtà, ahimè, appunto diventa molto complessa e ci sono molti giochi, molte partite che si giocano nello stesso momento. E non per parlare d'altro, ma per richiamare la domanda che faceva prima Sansonetti, non so ovviamente la risposta perché è stato ucciso Giovanni Falcone, perché insomma, come è noto, altrimenti il processo si sarebbero fatti non soltanto organizzatori ed esecutori, ma anche i mandanti, lo scenario, eccetera. Però credo che una cosa si possa dire, l'abbiamo detto prima, cioè, e rispondo in qualche modo, provo a rispondere in qualche modo alla sua ultima domanda, e cioè nel momento in cui avviene appunto la rottura anche del modo di coesistere e di convivere fra Stato e mafia, e la rottura si è determinata, ripeto, con l'omicidio di Salvo Lima, quello è diciamo lo snodo, la svolta, in quel momento ci sono degli altri attori che scendono in campo. Quegli attori, Sansonetti, non si tratta di individuare la politica o la parte politica, perché anche questa è, mi consenta, semplificazione. Cioè noi abbiamo, ad un certo momento, la rottura di determinati assetti, dopodiché la mafia, che non è soltanto Cosa Nostra e Riina, cioè Riina e Cosa Nostra sono diciamo l'articolazione militare di tutto quell'altro che c'è intorno, che poc'anzi descriveva Scarpinato. Allora, tutto questo sistema che deve garantirsi una nuova propria sopravvivenza e stabilisce nuovi patti, trattative, al di là delle trattative delle indagini, i nuovi patti sono quelli mediante i quali poi il potere criminale si garantisce il suo futuro, cerca di rompere il quadro, e quindi per questo serve uccidere Falcone per eliminare un nemico tradizionale della mafia, per impedirgli di diventare procuratore nazionale antimafia, ma anche per ottenere quel botto che diceva Roberto Scarpinato, che addirittura può incidere perfino sull'elezione futura del Presidente della Repubblica, perché eravamo in una fase di fibrillazione molto delicata e per le ragioni che diceva Sansonetti, Andreotti non serviva più alla mafia in quel momento e serviva anzi togliere di mezzo definitivamente Andreotti, e la strage di Capaci ha paradossalmente l'effetto di togliere di mezzo quello che è stato un tradizionale, l'ha detto anche la sentenza definitiva, un tradizionale alleato del sistema mafioso come è stato Andreotti, perché in quel momento bisogna rompere per ricostruire quello che rozzamente Riina diceva, ma probabilmente perché qualcuno glielo ha spiegato, noi facciamo la guerra allo Stato per poi fare la pace, cioè serviva nel modo più eclatante dare questa spallata
al vecchio sistema di potere per chiarire le premesse per il nuovo sistema di potere. Allora, la strage... E questo passa attraverso nuovi patti, anche con la politica, e si devono stabilire tutto quello che avviene da quel momento in poi, trattative e contrattazioni dietro le quinte con vari attori che intervengono, è un processo evolutivo che passa attraverso poi le stragi del 93, che non sono, a mio parere, ma forse non solo il mio parere, ma lo dicono le risultanze, non è soltanto la contrattazione sul 41-bis. Il 41-bis è un'articolazione dei nuovi patti e della nuova sopravvivenza che i poteri criminali si devono garantire nella Seconda Repubblica. In realtà la vera partita in gioco è, preso atto che la Prima Repubblica, il rapporto fra poteri criminali e poteri istituzionali della Prima Repubblica si esaurisce, i poteri criminali battono un pugno sul tavolo con la strategia stragista per rimanere forti nella Seconda Repubblica. E forti, cioè, la Prima rimasti. Repubblica è finita, questo dice la strage di Capaci, è il botto che in qualche maniera pone fine alla Prima Repubblica e ai rapporti che c'erano tra la mafia e il personale politico della Prima Repubblica. Questa è la risposta, Sansonetti, non so se sì, questa è la risposta, se è sufficiente per te. No, a me sai cos'è che non è sufficiente? C'è qualcosa che non mi convince, che è nel racconto che abbiamo visto prima. Cioè, ci sono due o tre punti, quel racconto che ha fatto molto bene. Tra l'altro posso fare un piccolo spot. Quel documento pubblicato Novità è stato pubblicato prima ancora dal mio giornale, da Calabria Ora. Ora però lì si pone una questione, è quello che succede in Groia dentro la magistratura. Lì ci sono un paio di frasi nel rapporto, nella guerra aperta, lo vogliamo dire, fra Pignatone e Cisterna, è aperta una guerra senza quartiere, che peraltro ha travolto in parte la Calabria, perché Pignatone era il procuratore generale, Cisterna era un candidato a sostituirlo, e c'è stata una guerra senza quartiere che ha usato i pentiti in maniera demenziale, perché i pentiti spesso vengono usati in maniera demenziale. L'uso del pentito, il nano viene chiamato, lo giudice, contro Cisterna. A un certo punto viene usato per affondare Cisterna. Va bene? C'è quel colloquio che voi avete visto nell'interrogatorio che Pignatone fa a Cisterna, mi pare a giugno dell'anno scorso, che peraltro viene anticipato dal Corriere della Sera. Doveva essere riservato. Cisterna va Pignatone viene a Roma a intervistare Cisterna, a interrogare Cisterna. E quello stesso giorno, prima che lui arrivi, è anticipato dal Corriere della Sera, che quindi, diciamo, a quel punto Cisterna è spacciato. Infatti Cisterna adesso è stato proposto per andare a fare il giudicante a Tivoli, il numero 2 dell'antimafia. Benissimo. C'è una frase che è agghiacciante, perché a un certo momento, mi pare, Cisterna dice la parola provenzano e si riferisce a tutta quella storia che poi vi ho raccontato, la trattativa. Pignatone, nel vostro racconto, ma credo che sia quello vero, imbarazzato, dice provenzano, non so niente, e Cisterna risponde vedremo. Non so se avete un attimo focalizzato quel pezzettino del così è andata. Tutta la vicenda provenzano sta dentro una guerra che è aperta dentro la magistratura, che fa paura. E dentro questa guerra c'è anche un uso dei pentiti che fa paura, e dentro questa guerra ci sono i futuri assetti della magistratura italiana, da Palermo a Napoli a Roma a Bari, e che insomma adesso dice, perché se me lo chiedi a me, dice giustamente Ingroia, che non c'entra niente in questa vicenda, lo chiedo a lui perché è un magistrato, cioè la magistratura, perché sennò sembra che questa politica italiana è fatta da dei politici mascalzoni, da dei mafiosi assassini, dal rapporto fra politici. Poi ci sono anche altri attori, c'è l'economia, per esempio, vogliamo riparlare un attimo di Falcone, dove è finito quel dossier su mafia appalti che viaggiò fra la Procura di Palermo e il Ministero della Giustizia nel 1992, avanti e indietro due o tre volte, e poi è scomparso. Che diceva quel dossier mafia e appalti? No, quindi l'economia c'entra. Non è scomparso, infatti lo sto. Benissimo, l'economia c'entrava anche, e c'entra anche la magistratura. C'è una storia della magistratura, soprattutto dal 92 in poi, in Groia, che è molto preoccupante, perché purtroppo a un certo punto, così come prima la magistratura faceva da cerniera
fra la mafia e la società civile nel modo in cui diceva lei, no? Cioè contenendo, ma garantendo e pensando che in fondo la mafia fosse una linfa, anche una spinta per far carriera, a un certo momento succede esattamente il contrario, cioè un certo formalismo antimafia, una certa retorica antimafia, non mi riferisco a Sciascia, mi riferisco a dopo, una certa retorica antimafia, un certo modo di fare antimafia solo con frasi fatte, con la retorica, con eccetera eccetera, diventa un argomento della lotta all'interno della magistratura che non è affatto positiva e che spinge la magistratura verso un rapporto col potere politico che non è buono e che è preoccupante per il futuro della società. Scarpinato questa domanda qui? Sì, perché... no, ma io la facevo perché c'ho lì davanti. No, Scarpinato cosa dice? Che il male è tra noi, tranne che tra i magistrati, oppure... Ma guardi, io dico che la storia della magistratura è anche la storia di magistrati che hanno arrestato e fatto condannare altri magistrati per collusione con la mafia. È la storia di un corpo giudiziario che è stato l'unico a espellere dal suo interno i magistrati che erano iscritti alla P2. È la storia anche recente di magistrati che recentemente hanno incriminato e arrestato altri magistrati in Calabria per rapporti collusivi con la mafia, quindi mi sembra che bisogna però evitare questa confusione. Però queste sono le eccellenze, Scarpinato, non è che risolvono la questione, perché ci siano dei magistrati eccellenti, ma, non c'è dubbio, no. Ma non risolve la questione del rapporto fra magistratura e potere, no? E le lotte interne alla magistratura. Che ci siano delle eccellenze, ma nessuno lo può discutere. Io non sto parlando di eccellenze, io sto dicendo che c'è un corpo giudiziario che riesce a fare pulizia al suo interno e che non guarda in faccia nessuno. Poi non qualifichiamo come guerre interne tra magistrati quelle che sono invece delle divergenze di opinioni, delle questioni ancora da chiarire, perché ogni volta che c'è una divergenza di opinione, un contrasto di vedute tra due procure, già si parla di guerra, non è possibile. Beh, lì non era un contrasto di opinioni. Si dà all'opinione pubblica l'idea di una guerra che non c'è. E quello scambio di battute fra Cisterna e Pignatore non è a distanza d'opinione, ma non possiamo, è uno scambio ma non feroce, possiamo... vedremo, la vedremo, e dai, non è uno scambio di opinione. Io penso che questa materia è una materia che è talmente complessa che se ne dovrebbero occupare varie articolazioni istituzionali. Intanto la Commissione parlamentare antimafia, vorrei ricordare che l'onorevole Angela Napoli ha chiesto che venga messa all'ordine del giorno la Commissione parlamentare antimafia, il Comitato parlamentare sui servizi di sicurezza. Quindi ci sono dei livelli istituzionali nei quali queste questioni possono essere affrontate chirurgicamente con tutti gli strumenti adeguati. Mi sembra che parlare di guerra tra procure e di cose oscure in una trasmissione così possa essere disorientante. C'è un contributo di informazione che è importante, però a questo punto la palla dovrebbe passare alle sedi istituzionali che hanno il dovere di fare chiarezza. E così sarà, e così sarà. Allora, non si può parlare di tutto meno che della magistratura. Allora, però, vorrei qualunque guerra si può raccontare. Vorrei introdurre anche per tornare, diciamo, ad Orlando, ma facendo un giro, un discorso che è quello che è stato accennato di Brindisi e della paura, no? C'era Ingroia su Brindisi che aveva detto una cosa, cioè noi non sappiamo chi è stato uno, è stati due, è stati tre, è stati quattro, però c'è un segno, no? C'è una, come dire, una motivazione, una scrittura di un gesto come quello, che è quello di provocare paura. Qual è? Cioè, perché? Cioè, questo dà il segno stragista, no? Io credo che sia chiarissimo che chi ha pensato quella strage ha pensato di creare il massimo terrore possibile. Ho detto, là dietro ci sono comunque fomentatori della paura, sia terrorismo mafioso, sia terrorismo politico. O tutte e due insieme. Il terrorismo individuale mi pare, diciamo, un po' più improbabile, però, per carità, aspettiamo ovviamente la risultanza dell'indagine. Tutto è possibile, certo, però questo è il dato. Cioè, qualcuno... servizi segreti come terza ipotesi, diciamo, no? Nella storia d'Italia è pieno, terrorismo, non è che è una cosa... Sarebbe si terrorismo così, servizi segreti, però domani giustamente dicono, i servizi segreti non è che servono per fare gli attentati, servono per prevenire. La storia d'Italia, diciamo, fa sospettare che dal 69 a oggi ogni tanto qualche bombetta l'abbiamo messa. Ho capito, no? Ma detta così sembra quasi che noi abbiamo i servizi segreti per andare a mettere le bombe in giro. È successo, cioè, Santoro, ce l'abbiamo per una proteggere i cittadini dalle bombe. Diciamo, dovrebbe essere così. E purtroppo è successo. È successo per una trentina da uomo delle istituzioni dovrei dire che i servizi segreti, allora, diciamo, attuali sono al di sopra di ogni sospetto. E si diceva così anche nel 69.
dove, però poi non era vero. È come la cosa delle banche, no? Io dico sempre, le banche italiane, no, però non corrono pericolo. Diciamo, lo diciamo così a scanso di equivoci, perché non vogliamo provocare. Visto che continuando così, alla fine qualcuno dirà che anche la politica ha di sopra il sospetto e siamo a posto, e tutto rimane com'è. Non si capisce perché poverina debba essere l'unica fuori. L'unica alla fine. La magistrata, i servizi, eppure la politica, ragione Orlando. Facciamo pure la politica. Cioè, se il sistema, condono per tutti. No, se il sistema è sistema, riguarda tutti. Facciamo finire in grado. Ma secondo me il dato più importante è appunto un altro. Chiunque sia stato, lo ha fatto con un obiettivo preciso, e non è un caso, secondo me, si sia colpito una scuola, perché, come dire, il cuore del luogo della sicurezza di ogni italiano che tiene che i propri figli siano al sicuro a scuola. Quindi si è voluto colpire il sentimento di sicurezza degli italiani. Ora, non c'è dubbio che in questo momento c'è un senso di precarietà diffusa, la crisi economico-finanziaria, crisi del mondo del lavoro, crisi perfino del mondo dell'imprenditoria, quindi... Da un lato questo senso di insicurezza, diciamo, economica, dall'altro i segni di un terrorismo che comincia a crescere, fenomeni di forme violente, di manifestazione dell'antagonismo sociale. Cioè c'è un mondo, vari, non sto dicendo sono collegate queste cose, ma non c'è dubbio che chi vuole, chi può trarre da un crescere della paura sociale beneficio, e tra questi ci sono sicuramente i poteri criminali in Italia, questo ci dice la storia e questo ci ricorda la stagione del 92-93, e allora potrebbe soffiare sul fuoco. C'è qualcuno che vuole soffiare sul fuoco. Noi peraltro lo sappiamo, insomma, è facile l'analisi politica, abbiamo una crisi della politica, crisi di credibilità delle istituzioni, crisi economica devastante, un governo tecnico. di bravissimi e competenti ministri, che però con una maggioranza parlamentare che è nota, insomma, in qualche modo non un po' anomala, diciamo, in forma diversa rispetto alla giunta, un'anomalia diversa di quella della giunta. Pure loro sono un po' anomali, pure questi tecnici. Cioè, in una situazione così può succedere tutto. Nel 93 la stagione stragista avvenne un momento di governo tecnico, di crisi economico-finanziario, di paura diffusa, di crisi di credibilità delle istituzioni sotto i colpi di Mani Pulite, delle indagini di Mani Pulite. Ora non voglio dire che siamo nella stessa fase, però è bene non sottovalutare questi rischi. Allora, Francesca Fagnani ha raccolto un'intervista molto molto forte, adesso la sentirete, per cui facciamo una cosa, sentiamo... questa escursione così brindisina, a Mesagne per essere più precisi, e poi subito dopo aspetteremo, diciamo, l'arrivo di Travaglio, perché è giusto che Travaglio a questo punto ci ponga le sue questioni, che saranno quelle a lanciare, diciamo, la parte più importante del nostro dibattito. Allora, sentiamo prima Francesca. Poco distante dalla chiesa matrice c'è il rione Sant'Anna dei Greci. Qui, prima di essere arrestato, viveva uno dei più importanti boss della Sacra Corona Unita, Massimo Pasimeni, detto Piccolo Dente. Dal carcere ha chiesto che si esponesse alle finestre del paese un fiore per Melissa. E secondo lei sta Sacra Corona Unita c'è o non c'è qua? Ma mo ce ne sono tante cose di questi qua. Ora nascono ragazzini, si trovano, si fanno, non si capisce più niente. Le nuove leve, dice, nuovi ragazzi, questi non si conoscono. Non si conoscono, no. Oggi ognuno per sé. Almeno prima, no, adesso non lo so. Se ti potevano aiutare, ti aiutavano. Prima aiutavano. Le cose ingiuste. No, intanto c'è da distinguere quale Sacra Corona di prima e quella che è entrata adesso. Pasimeni, tutti dicono che è della mafia. È un cattivo ragazzo, bugia. E tutti gli episodi che ci sono stati ultimamente, che hanno incendiato qui a Mesagne le macchine, ci sono state? Hanno le macchine. No, questi ci sono stati, comunque hanno denunciato. Ci sono le assicurazioni, sono loro stessi a le bruciare. Il paese è fortemente omertoso,
è fortemente omertoso il paese. C'è molta omertà e molta mafia, non solo criminale. Anzi, forse... mafiosità. Esatto. Abbiamo parlato con le persone. Mi dicono che Pasimeni è un benefattore e comunque aiuta le persone, le ha aiutate molto. Questo mi dicono. Non lo so. Non sono quelli che devono aiutare le persone. È l'ente locale, è l'istituzione che deve aiutare le persone, no? E se non c'è? Se non c'è stiamo nelle condizioni in cui stiamo. Salve signor Penna, scusi se la disturbo. Possiamo? Grazie. Sioennio, 74 anni, di cui 30 in galera, è il padre di Ercole Penna, detto Lino lo Biondo, capoclan di Mesagne, che oggi ha deciso di pentirsi. La sacra corona unita non ammazza i bambini. Non li ammazza, li abbrama. Lo dico io della vecchia guardia, tengo 74 anni. Non si è mai permesso uno. E della vecchia, e se c'è la nuova non lo so. Ormai stanno tutti in galera. Non mai hanno approfittato dei bambini. Per me questo qua, questo, è un altro atto come è successo in passato. Terrorismo politico questo qua. Come è successo a Brescia e via discorrendo. Io l'unica cosa che vi posso dire, in questa sacra corona unita, quanti capi ci stanno? Quanti capi ci stanno? Ci sarà qualche ragazzo per conto suo che ruba la macchina, che fa le estorsioni a nome. Cioè non c'è più la sacra corona unita? Ma stanno tutti in galera, stanno, ce la va a dare, c'è figlia mia. Ma lei è ancora un potente rispettato comunque? Io rispetto, ho sempre rispettato tutti, grandi, piccoli, bambini. E è rispettato, lei è rispettato? Lo pretendo il rispetto perché lo do io. Ma lei si definisce uomo d'onore? Io lo sono stato e lo sono tuttora io. Che vuol dire essere uomo d'onore? Ecco, quello stavo domandando io a voi. Io mi reputo di essere un uomo d'onore perché non ho mai saputo usare ipocrisia nei confronti delle altre persone. Lei ha commesso omicidi? No, mai. Non ho... ordinato omicidi? Mai. Se lo dovevo fare qualcuno sarei io andare a farlo, senza inguagliare un altro figlio di mamma o un'altra famiglia. Se tu mi hai fatto del male a me, proprio del male, che mi ha appunto proprio al cuore, io vengo e ti ammazzo, anche i gatti. Perché come sto soffrendo io, magari per la mia famiglia, ne devi soffrire pure te. Senta, ma che vuol dire essere mafiosi? La mafia, io intendo Sicilia. Napoli significa camorra. Puglia significa sopravvivere. Certo, pure Rina dice che la mafia non esiste. No, è diverso là, perché là hanno fatto gli attentati ai magistrati e non ai bambini. E hanno fatto male o bene, scusi? E loro, loro sanno il loro linguaggio, pure Lupo Paro può sparare un fronte. Sono cose loro, io non li condivido, insomma. È plausibile, per esempio, che un provenzano abbia trattato la sua cattura? Beh, perché no? Ecco, allora, mafia politica, siamo sempre punti da capo. Ma tu mi dai una cosa... Perché è plausibile? Il capo dei capi? Ma è il capo dei capi, detto dalla magistratura che è il capo dei capi. Dalle volte lui è un povero Cristo morto e lo capo magari se lo va a Roma. Da lei in 30 anni di galera è uscito e non si è mai pentito, non ha mai fatto il collaboratore di giustizia. Non tengo niente di pentirmi, non tengo niente di collaborare. Che cosa mi devo pentire? Di qualche reato che ho fatto io magari, ho sparato qualcheduno alla gamba e sono uscito assolto? Non è successo questo. Lei ha ripudiato suo figlio perché suo figlio a un certo punto ha deciso che suo figlio apparteneva alla Sacra Corona Unita, a un certo punto si è pentito, questo poco tempo fa. Sì. E ha deciso di parlare. Lei l'ha ripudiato perché? No, lui non è dentro casa mia, non deve entrare. Lui perché se tu ti devi pentire, io il pentimento lo intendo di quello che io ho fatto. Non mi posso pentire di quello che hai fatto tu perché io non lo so. Oppure per farti credere, tu dici tanti fandonie ai fini di farti credere. Sì. Ma non è così il fatto. Lui ha detto anche di sé, ha confessato anche omicidi che ha fatto. Ma lui. Ma lui ha fatto omicidi, è uscito assolto, primo grado e secondo grado, e la Cassazione.
magistrato Motta dice: come si fa a non credere una persona che si accusa un omicidio? Ma bisogna vedere come se l'accusa. Ma suo figlio ha commesso o no l'omicidio? Non lo so. Lei definirebbe suo figlio un infame? Più. Più di un infame, cioè? Più egoista. Egoista? Quanti figli ha? Già, 3 maschi, 2. Se vuole il mio perdono, lui si deve solamente ammazzare. Questo è il mio perdono. Beh, diciamo che se avevamo qualche dubbio sul fatto che da quelle parti ci fosse qualche cosa di questo genere, adesso ce li siamo tolti, insomma, la situazione è quella che abbiamo appena sentito. Subito dopo la pubblicità, Marco Travaglio. Allora, Totò Cuffaro lo lasciamo stare perché sta almeno scontando onestamente la sua pena di 7 anni a Rebibbia per favoreggiamento alla mafia, però Pier Ferdinando Casini non possiamo lasciarlo stare, perché è stato lui a portare Cuffaro in Parlamento quando era già imputato per favoreggiamento mafioso e a riportarcelo poi addirittura quando era già stato condannato in primo grado. Spiegò Casini la prima volta: per me è Cuffaro una persona onesta, mi assumo la responsabilità, metto la mano sul fuoco, tant'è che ricordo che Santoro ad anno zero gli disse: ma se poi Cuffaro venisse condannato, anche lei ne trarrebbe le conseguenze, visto che ha messo la famosa mano sul fuoco? E Casini rispose: beh, è ovvio, mi assumo la responsabilità politica, l'ho detto davanti al paese. E allora Cuffaro aveva già ammesso di avere fatto da testimone di nozze al mafioso Campanella, quello che abbiamo sentito gestiva insieme a Mandalà la latitanza di Provenzano quando andò a operarsi a Marsiglia, e soprattutto aveva ammesso di avere chiesto voti all'inizio della sua carriera politica per Mannino ad Angelo Siino, che era il ministro dei lavori pubblici di Totò Riina. Però Cuffaro si era giustificato così, disse: sì, avevo chiesto i voti a Siino, però Siino all'epoca era noto come un pilota di rally. Come è noto in Sicilia, i politici che hanno bisogno di voti, che cosa fanno? Vanno ai box dei rally e chiedono i voti ai piloti, che notoriamente controllano molti voti. A saperlo, Benigni avrebbe fatto dire all'avvocato di Johnny Stecchino: i problemi di Palermo sono 3, lo scirocco, il traffico e il rally, soprattutto il rally. Poi Cuffaro fu condannato e Casini, che aveva messo la famosa mano sul fuoco, avrebbe dovuto finire come Muzio Scevola col moncherino carbonizzato, e invece se la cavò con un comunicato a 4 mani con Follini, che nel frattempo aveva traslocato nel PD. Rispettiamo la sentenza, non rinneghiamo l'amicizia e restiamo convinti che Cuffaro non sia mafioso. Nacque così il quarto grado di giudizio per i politici. C'è il tribunale, c'è l'appello, c'è la Cassazione e poi c'è Casini-Follini. Non contento, Casini ha portato in Parlamento pure Francesco Saverio Romano, che era già indagato per concorso esterno in mafia, e poi, ingolosito e ingelosito, Berlusconi gliel'ha portato via e l'ha nominato ministro giusto in tempo per il rinvio a giudizio. Non si sa ancora ovviamente se Romano sia colpevole o no, ma si sa che aveva rapporti con mafiosi. Ora bisogna vedere se quei rapporti sono reato, ma che li avesse è già sicuro. Casini però non si è posto il problema, si vede che ha 3 mani, perché una l'aveva già consumata con Cuffaro e l'altra con Romano. Giorni fa Andreotti è stato ricoverato per un malore, poi è stato dimesso, per fortuna tutto bene. Schifani ha dato il lieto annuncio in Senato fra gli applausi scroscianti dell'emiciclo. Lunga vita ad Andreotti, niente da dire, però Andreotti, lo ricordava Scarpinato, è stato giudicato colpevole di mafia dalla Cassazione. La sentenza dice che almeno fino alla primavera dell'80 fu associato a Cosa Nostra, non concorso esterno, partecipazione, reato commesso ma prescritto per pochi mesi. I giudici hanno ritenuto provati 2 incontri con Stefano Bontade per parlare del delitto Mattarella prima e dopo.
e altri incontri con i boss Badalamenti, Manceracina e con gli esattori Salvo. Andreotti, scrivono i giudici nella sentenza definitiva, intrecciò un'autentica, stabile, amichevole disponibilità verso i mafiosi, rafforzò l'organizzazione criminale, inducendo negli affiliati il sentimento di sentirsi protetti al più alto livello del potere legale. C'è chi dice che questa è un'assoluzione. È falso, naturalmente, è una prescrizione, ma facciamo finta che sia una soluzione. Però gli incontri con i boss ci sono stati. Allora perché i politici hanno seguitato a stringere la mano ad Andreotti, che a sua volta stringeva la mano a tutti quei boss, Bontate, Badalamenti e Cugini Salvo? E perché Bruno Vespa ha continuato a invitarlo a porta nelle sue varie vesti di politico, politologo, scrittore, storico e tifoso della Roma? L'altra sera a porta si celebrava l'anniversario di Capaci dallo stadio di Palermo ed è un peccato che Andreotti stia ancora poco bene, perché sennò avrebbe potuto partecipare anche lui come intenditore. L'altra sera, sempre a porta, Franco Frattini ha ripetuto quello che disse Angelino Alfano quando diventò segretario del PDL: vogliamo essere il partito degli onesti. Naturalmente per essere onesti non basta non commettere reati, però aiuta, ecco, questo va detto. Forse Alfano e Frattini si sono scordati chi ha ideato il partito di cui fanno parte. Si chiama Marcello Dell'Utri, è stato condannato anni fa, 2 anni e mezzo per frode fiscale, dimentichiamocelo, ed è imputato per mafia. La Cassazione recentemente ha annullato la sua condanna in appello a 7 anni per concorso esterno e ha ordinato un nuovo appello. Applausi scroscianti da tutto il PDL, finalmente un giudice a Berlino, un giudice imparziale, bravo, giusto, sereno, eccetera. Ma gli applausi poi sono finiti di botto quando la Cassazione ha depositato le motivazioni. Perché? Perché i giudici hanno dovuto scrivere, anche se il presidente era un amico di Carnevale e non ha potuto farne a meno, che Dell'Utri era il mediatore dell'accordo fra Cosa Nostra e Berlusconi, e Berlusconi pagò cospicue somme per stare tranquillo. Così, scrivono i giudici, Dell'Utri contribuì al rafforzamento dell'associazione mafiosa dai primi anni 70 fino al 92, l'anno delle stragi. Portò mangano ad Arcore e fece incontrare a Milano Berlusconi con i boss Bontade, Teresi, Cinà e Di Carlo, favorendo i pagamenti a Cosa Nostra di somme non dovute da parte della Fininvest nell'ambito dell'accordo, scrivono sempre i giudici, di natura protettiva e collaborativa raggiunto da Berlusconi con la mafia tramite Dell'Utri. Ora poniamo che Dell'Utri venga assolto nel nuovo appello, ci può stare, ma le amicizie mafiose confermate dalla Cassazione, quelle restano. Quindi il partito degli onesti come potrà ricandidare Dell'Utri? Non potrà ricandidarlo, e non potrà ricandidare Berlusconi, che per farsi proteggere non pagava i carabinieri o una scorta privata, pagava la mafia. E neanche Cosentino potranno ricandidare perché è imputato di camorra a Napoli, e forse neanche Schifani, che è indagato per mafia a Palermo. Insomma, bisogna trovare qualcuno che vada da tutti questi signori e gli dica: guarda, non ti ricandidiamo più. Soprattutto Schifani, che è impegnatissimo a convincere Rosi Mauro che si deve dimettere da vicepresidente del Senato, di cui lui è presidente, per via di quei fondi elettorali che sono finiti al bodyguard e al sindacato padano. Solo che Rosi Mauro non riesce proprio a capirlo, Schifani, quando glielo dice, perché Schifani gli ha detto: te ne devi andare, ne va del decoro del Senato. Ecco, questo decoro del Senato spiegato da Schifani, Rosi Mauro non lo capisce. Poi c'è il PD. Il Partito Democratico vanta un senatore che si chiama Mirello Crisafulli. Chi è costui? È l'uomo che nel 2001 fu immortalato da telecamere nascoste dalla polizia in un motel di Pergusa vicino Enna, mentre si appartava in una saletta riservata con il suo amico avvocato Raffaele Bevilacqua. Chi è questo avvocato? È il capomafia di Enna, legato a Provenzano, che era reduce da una lunga detenzione, da una condanna in primo grado per mafia e da un soggiorno obbligato a Pescara, e che era evaso dagli arresti domiciliari per andare a incontrare Crisafulli nell'albergo. I due si sono baciati sotto la telecamera, non sapevano che c'era, e hanno parlato di politica, di appalti e di assunzioni. La procura di Caltanissetta ha indagato Crisafulli per concorso esterno, poi archiviato perché ha stabilito che quel colloquio non ha portato vantaggi alla mafia. Cioè, l'incontro non è reato, però l'incontro c'è stato, c'è il video, non si può cancellarlo. Dovrebbe bastare per stroncare la carriera a uno che sta nello stesso partito che fu di Pio La Torre. E invece Crisafulli ha fatto carriera dopo quell'incontro, è stato promosso deputato di S nel 2006 e senatore del PD nel 2008 da Veltroni. Si dirà: ma adesso c'è
Bersani. Infatti è stato proprio Bersani ad alleare il PD alla giunta regionale di Raffaele Lombardo, anche dopo che Lombardo è stato indagato a Catania per concorso esterno e poi per voto di scambio politico-mafioso per dei rapporti suoi e di suo fratello con esponenti di Cosa Nostra. Anche loro saranno sicuramente innocenti, però quei rapporti ci sono, anche se potrebbe darsi che non siano reato. Un altro che dialogava con certi ambientini è Calogero Mannino. È stato assolto nel processo per mafia, adesso è di nuovo indagato nell'inchiesta sulla trattativa. Facciamo finta che sia innocente su tutto il fronte, però nessuna sentenza può cancellare le sue frequentazioni pericolose, per esempio i suoi rapporti con Antonio Vella, che era il capomafia di Agrigento e che nella sua agendina aveva 10 numeri telefonici di Mannino, anche degli uffici a Roma, anche della casa dei suoceri, anche della villa al mare. Mannino ha chiesto il risarcimento allo Stato per ingiusta detenzione, ma l'altro giorno la Corte d'Appello di Palermo ha respinto la sua richiesta perché i rapporti con Vella Mannino li aveva, anche se non erano reato. I giudici parlano di assidua frequentazione con Vella. Mannino l'aveva giustificata dicendo: Vella vendeva libri, io compravo libri, era una compravendita di libri. In realtà, secondo i giudici, i motivi erano elettorali. Vella era il procacciatore di voti di Mannino e Mannino era consapevole della caratura mafiosa di Vella. Così aveva generato nella mafia agrigentina la convinzione che fosse disponibile agli interessi dell'organizzazione mafiosa. Sapete chi ha riportato in Parlamento Mannino quando era ancora imputato? Naturalmente Casini, che ci ha messo un'altra mano sul fuoco. Deve essere la terza, se non andiamo errati, perché a lui la Dea Calì gli fa una pippa. Conclusione. L'equivoco su cui spesso si gioca è questo. Si dice: quel politico era vicino a un mafioso, quel politico è stato accusato di avere interessi convergenti con le organizzazioni mafiose, però la magistratura non l'ha condannato, quindi quel politico è un uomo onesto. No. Questo discorso non va, perché la magistratura può fare soltanto un accertamento di carattere giudiziale, può dire ci sono sospetti anche gravi, ma io non ho la certezza giudiziaria per dire quest'uomo è mafioso. Però siccome dalle indagini sono emersi tanti fatti, altri organi, altri poteri, i politici, i consigli comunali o quello che sia, dovevano trarre le dovute conseguenze da certe vicinanze tra politici e mafiosi, che non costituivano reato, ma rendevano comunque il politico inaffidabile nella gestione della cosa pubblica. Questi giudizi non sono stati tratti, perché ci si è nascosti dietro lo schermo della sentenza. Questo tizio non è mai stato condannato, quindi è un uomo onesto. Ma dimmi un po', ma voi non ne conoscete di gente che è disonesta, che non è stata mai condannata perché non ci sono le prove per condannarla, però c'è il grosso sospetto che dovrebbe quantomeno indurre soprattutto i partiti politici a fare grossa pulizia? Non solo bisogna essere onesti, ma apparire onesti. Adesso qualcuno salterà su a dire che questo è il solito giustizialista grillino che si mette sotto i piedi la presunzione di innocenza. No, fermi tutti, questo è Paolo Borsellino che parla agli studenti di un liceo, anzi di un istituto tecnico di Bassano del Grappa, il 26 gennaio 89. Ecco, forse i politici che fossero tentati di tornare a Palermo il 19 luglio per commemorare Borsellino ci facciano un pensierino a quelle parole, così magari rimangono a casa in silenzio a meditare. Bello. Allora Giulia, dai, ci eravamo scordati di te stasera. Guarda Michele, ha colpito tantissimo l'intervista al boss, soprattutto alla frase finale che il figlio avrà il suo perdono soltanto se si ammazzerà. Su Twitter diciamo che su questo c'è una bella discussione. E hanno colpito molto anche le frasi del procuratore Scarpinato, ben il 92% sulla nostra comunità Facebook è d'accordo con lui quando dice che Rina Provenzano senza la protezione di alcuni vertici dello Stato non sarebbero stati nessuno. E però vogliamo lanciare un appello su Twitter, anche dopo le parole di Marco, ai principali segretari di partito per dire loro che i politici che hanno rapporti con la criminalità organizzata si devono dimettere, oppure se non si dimettono, come sappiamo che in Italia non lo fanno quasi mai, siano aiutati dai partiti stessi. Quindi lo lanciamo adesso su Twitter. Bene, allora io direi, vediamo la conclusione della nostra storia, no? Che è interessante, quindi vediamo come si conclude. Subito dopo voglio riprendere questo discorso che ha fatto Marco, che mi sembra molto importante. Allora,
la conclusione della storia. Quindi informai di questi contatti il procuratore di Palermo, che era il mio collega e amico Pietro Gasso, che poi era stato mio vice alla Procura Nazionale Antimafia. Scrissi alla Guardia di Finanza che, nell'ipotesi che fosse stato arrestato Provenzano, prima di tutto doveva essere avvisato il procuratore di Palermo, in secondo luogo il procuratore del luogo dove l'arresto avveniva e in terza battuta la Direzione Nazionale Antimafia. E basta, sì. Nessun altro avrebbe, no, dovuto, avrebbe dovuto sapere. Vigna disse che avrebbe informato il Ministro dell'Interno, poi non so se lo fece. E la Presidenza della Repubblica. E probabilmente la Presidenza della Repubblica e anche i servizi. Finito questo rapporto con questo soggetto che non mi voleva dare il nome di chi voleva avere i soldi, io per ogni scrupolo inviai una nota alla DIA dicendo: vedete voi, ma che soggetto è questo? Sì. Mi fu risposto alla DIA che non dava alcuna possibilità di giungere a Provenzano. Era impensabile che un truffatore venisse in Procura Nazionale accompagnato da militari della Guardia di Finanza per insomma richiedere somme di denaro millantando conoscenze che non aveva. Questo era improponibile, un discorso del genere, dal punto di vista logico, ma anche per lui, per la sua sicurezza. Pensare che una persona possa utilizzare il nome dell'uomo che era ritenuto alla guida di Cosa Nostra per trarre un profitto economico sarebbe stato un suicidio. Quindi diciamo la trattativa si interrompe, si incaglia sul terzo uomo. Si incaglia sul terzo uomo perché lui non ha mai fatto il nome né dato indicazioni su questo terzo uomo, tant'è vero che a un certo punto c'era anche da dubitare che esistesse. Ma comunque l'accordo era i soldi dopo la consegna. Questo è evidente. Quindi non è un truffatore. Voglio dire, non capisco come uno possa pensare di prenderli prima, anche perché appunto, per la persona che lui portava si doveva poi dimostrare che era Provenzano. Vigna è a poche settimane dalla pensione e non rivedrà più il Messaggero. Al posto di Vigna arriverà Pietro Grasso, che al CSM racconta perché la trattativa si arenò. Eravamo riusciti a ottenere un frammento di un reperto medico e avevamo ricostruito il DNA di Provenzano. Così chiesi al Messaggero di farci avere qualcosa del boss, un fazzoletto, un bicchiere, qualcosa con cui potessimo confrontare il DNA. E all'epoca Grasso, sì, già sapeva dell'operazione alla prostata, del tumore alla prostata di Marsiglia. Noi non lo sapevamo, ma lui certamente lo sapeva. Quando il procuratore Grasso le chiede un riscontro biologico di portare qualcosa... No, a me non me l'ha chiesto. È un mistero. Che cosa? Questo? No. E perché è un mistero? No, non è così. Vigna le ha detto, noi soldi non ne abbiamo. No. Non mi ha detto così Vigna. Ha detto, noi non ne abbiamo, chiediamo... Bravo, bravo, bravo. A Pollari. Però che cosa è successo? Ah? Pollari, al Sismi. Non era il Sismi, era il Sismi. Non avevo i soldi perché in quel momento particolare quei soldi che erano destinati per questa operazione sono stati invece deviati da un'altra parte perché c'era la necessità di salvare quattro persone. Gli ostaggi. Bravo, perché non erano contrattori. Ok? Erano... Non lo so, non mi ricordo chi erano. Vabbè. Accetti la mia sincerità, però la disponibilità da qualche parte l'avrebbero trovata. Mi hanno chiesto troppe cose tutti insieme che io non potevo fare. Poiché alla mia incolumità penso che ci tengo, mi è arrivata una telefonata, guarda che hanno catturato. Stava l'accordo. Poi non si può fare, ma e poi lo catturano. Quanto tempo è che fa il giornalista? 38 anni. Bravo. Lei è entrato in contatto con il Sismi durante quella fase? Ma io ero già nel Sismi da 4 anni tramite la Guardia di Finanza. L'11 aprile 2006 Bernardo Provenzano è arrestato in un casolare di Montagna dei Cavalli, vicino a Corleone.
È l'operazione di polizia più raccontata della storia. Le immagini del vecchio padrino fanno il giro del mondo. Pochi giorni prima dell'arresto di Provenzano, legge un'intervista a un giornale dell'avvocato dell'epoca, direttore di Provenzano, che dice: l'avvocato, Provenzano è morto. Dico, allora Provenzano è vivo. Allora come mai l'avvocato dice è morto? È morto per chi? Per l'organizzazione? E allora mi riviene in mente quei vaghi accenni piuttosto velati che aveva fatto quel soggetto col quale io parlai, il quale mi diceva che stava male fisicamente ma anche sotto il profilo dell'organizzazione. Vediamo. Allora, sentito, no, Travaglio? Sì. Ma io prima le ho fatto una domanda e lei non mi ha risposto. Cioè, questa tensione, no, al cambiamento, a un rinnovamento completo della classe politica, c'era tutta ai funerali di Falcone. Tutta. Cioè, stiamo parlando di tantissimi anni fa. Cioè, quella spinta poteva essere l'occasione per un sistema politico per rigenerarsi, darsi delle nuove regole, ripulirsi. E come mai non si è fatto il tubo? È proprio questa l'anomalia italiana. Rispetto agli altri paesi civilizzati, l'anomalia italiana è che si attende con fiducia l'esito del processo. Quando la politica attende con fiducia l'esito del processo è la morte della politica, perché si consegna alla magistratura la selezione della classe dirigente. L'elenco fatto da Marco Travaglio è agghiacciante. Sono decine di casi di personaggi che hanno frequentazioni con mafiosi, che prendono i voti con mafiosi, fanno affare con i mafiosi, in fondo i condannati sono poca cosa rispetto alla dimensione. Allora perché negli altri paesi un ministro si dimette, von Gutenberg, in Germania, perché avrebbe copiato da un sito alcuni brani del suo lavoro di dottorato di ricerca all'Università di Bayreuth, senza aver commesso un reato? Allora il tema vero qual è? Che lì ci sono i partiti che sono diventati sostanzialmente un ostacolo al rinnovamento etico del paese, perché hanno applicato il principio dell'appartenenza, per cui se qualcuno appartiene ad un partito forte verrà comunque difeso, perché manca un codice etico che si applica. Io rivendico il mio diritto politico, è una provocazione, vorrei poi non essere frainteso, rivendico il mio diritto politico di dare un giudizio positivo di un condannato rispetto al lavoro dei magistrati. Ma c'è una persona che si è fatto molti anni di carcere e per me è un riferimento politico. Si chiama Nelson Mandela. Posso parlare bene di Nelson Mandela politicamente? Ancorché condannato a molti anni di carcere. Non è l'unico che parla. No, voglio parlare bene di un altro che è stato condannato dai civilissimi tribunali britannici. Rispetto il tribunale che l'ha condannato, ma io politicamente voglio parlare bene di Gandhi, che pure è stato condannato. È la persona più importante della mia vita. 2000 anni fa è stato processato e condannato a morte. Posso parlare bene di Gesù Cristo, ma che pure è stato condannato. Ma se posso parlare bene di un condannato, potrò pure parlare male di un assolto? Questo è il tema vero. Il vero limite della questione etica in Italia è che si attende con fiducia l'esito del processo. Quando Lombardo dice attendo con fiducia l'esito del processo, ma che devi attendere? Te ne devi andare, perché tu non puoi rappresentare la regione siciliana e frequentare i mafiosi e festeggiare con loro la tua elezione. Dico di più, umanamente, la metto così, auguro a te di dimostrare che non hai commesso un reato, ma se anche non hai commesso un reato, il Presidente della Regione non può prendere una pizza con i mafiosi, neanche se parla di Bach e di Mozart, e non commette reati. Ma c'è anche una cosa che volevo dire, c'è anche una... Sicuramente i partiti hanno mancato questa occasione di darsi dei codici, perché non... Cioè, l'ho sempre detto, non può essere un motivo di lotta politica, cioè non può essere la sinistra a chiedere alla destra, no, di far dimettere il politico che è coinvolto. Cioè, dovrebbe essere il suo partito quello che diciamo così, gestisce questa vicenda. Questa è la mancata attuazione di un articolo della Costituzione, l'articolo 54 della Costituzione. Ma lei non vede che quella primavera non è, diciamo, diventata estate, non solo per queste ragioni qua, ma anche perché c'è stata una tendenza di cui lei è stato protagonista, sì, alla frammentazione, alla divisione, c'è cioè una mancanza di capacità di costruire
Poi come parliamo, dire, parliamo di ieri o parliamo di oggi? Qualcuno può chiedere di andare insieme col Partito Democratico? Secondo me qualcuno può chiedere a me oggi, di andare insieme col Partito Democratico a Palermo dove il PD sostiene Lombardo? Mai, grazie, meglio divisi, meglio divisi, meglio divisi. Cioè, non si può, in nome dell'appartenenza a un partito, e dico di più, in nome dell'appartenenza a una coalizione, mortificare alcuni principi etici fondamentali. Io, per quanto mi riguarda, resterò sempre solo, ma non farò mai d'accordo con uno che sostiene il governo Lombardo. La Ho cosa, capito, ma il paese... Qual è la cosa positiva? Che il 75% dei palermitani mi ha votato perché io ho fatto tutta la campagna elettorale contro il governo Lombardo e contro il PD che sostiene Lombardo. No, no, forse no. Il PD dovrebbe chiedersi se gli conviene continuare con questa impostazione. No, 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 ma è un ragionamento che non fa una grinza, però ci solleva un problema, cioè come facciamo? Cioè lei resta solo, no? Sono meglio solo che mal accompagnato. Ma diciamo, 75% dei palermitani, non vorrei essere troppo no, in diciamo compagnia. Questo progetto, diciamo, io parlo di un progetto politico nazionale, lei lo chiama meglio soli che mal accompagnati. Però poi noi abbiamo bisogno che si costruisca qualche cosa per portarci fuori dalla situazione in cui Parma, stiamo. No? La vicenda di Parma e la vicenda di Palermo sono un interrogativo forte al sistema dei partiti. I partiti devono comprendere che o si adeguano al cambiamento o rischiano di essere marginalizzati e travolti. Faccio un esempio per tutti. Io al primo turno, scusatemi se parlo della vicenda palermitana, serve per comprendere. Io al primo turno a Palermo, lasciamo stare il ballottaggio 75%, al primo turno a Palermo ho preso il 48% dei consensi, avendo 11 candidati alla carica di sindaco. Di quelli che hanno votato, diciamo. Esattamente, 48%. Il mio partito, Italia dei Valori, io sono un leader di Italia dei Valori, nella città di Palermo, sapete quanto ha preso? L'11%. C'è uno scarto tra i voti che prende il mio partito e i voti che prendo io. C'è un bisogno di politica che i partiti non riescono a interpretare. Sto parlando di Italia dei Valori, che è il mio partito, che peraltro è il primo partito di Palermo, quindi figuratevi come stanno messi PD, PDL, che vengono dopo Italia dei Valori. È la ragione per la quale, lo dico perché noi ci stiamo interrogando, ma non voglio fare uno spot per Italia dei Valori, proprio domani c'è... È dell'Italia dei Valori, ovviamente. La notizia sarebbe se lo facesse per il PD. Proprio domani c'è un incontro di 100, che noi chiamiamo 100 ambasciatori di buona politica, perché noi abbiamo bisogno, in giro per l'Italia, di individuare una nuova classe dirigente di questo partito. Abbiamo bisogno di liberarci dell'attuale classe dirigente, che lo dica uno che ha 64 anni, francamente può sembrare un po' strano. Cioè, suonate voi i vostri grilli che noi suoneremo le nostre cicale. Esattamente, cioè, sono i vostri, così. Sono i vostri, e domani c'è un incontro proprio per poter far partire questo meccanismo che serve a dire ai giovani che vogliono impegnarsi in politica: non tenete conto di chi già c'è, però partecipate. È l'effetto Grillo questo qui, cioè la moltiplicazione. È una risposta a Grillo da una parte, ma anche una risposta a un governo Monti che con le sue politiche sociali è un tecnicismo senza anima. Dire una cosa, voglio far sentire un attimo Martina, tu dai un flash veloce. Un dubbio fortissimo sul fatto che questo rinnovamento politico si faccia coi sospetti, si fa col voto, perché lui ci ha raccontato due cose. Una, che ha stravinto le elezioni a Palermo e quindi ha usato il normale sistema democratico per vincere e per rinnovare. Poi c'è un'altra questione, che è la magistratura, che cerca reati. Allora ci sono questi due strumenti. Se c'è il reato, c'è la pena. Se non c'è il reato, c'è la politica. Il fatto che la magistratura sollevi il reato, non trova il reato e a quel punto il giornalismo abbatte, non funziona, perché poi i casi che ha fatto Marco sono tutti, anche se su Mannino io ragionerei un po' meglio, ne posso fare un altro nome. La magistratura ha cambiato il potere politico nella regione Abruzzo, è vero o no? Arrestando il governatore, si chiamava Del Turco,
tenendolo mesi in prigione, e quando poi è uscito, pare assolutamente che Del Turco sia innocente, c'era un altro governo, c'era un governo di centrodestra. È stato rinviato a giudizio, è sotto processo, ma cos'è? Le fai tu le sentenze? No, non le faccio io, Travaglio, ma non le fai neanche te. Ma hai appena raccontato, ma scusa, ma allora per cortesia, ma allora per cortesia, è uscito fuori. No, ragazzi, no, è così, no. E allora veramente diventa una cosa, altro che forcaiolismo. Allora, scusa, e non è così. Ha vinto Grillo, ha vinto Orlando. Dove c'è il voto si vince, ma non si può vincere prendendo un governatore senza niente in mano e arrestandolo. Ma chiedala ai carabinieri, ma chiedala ai giudici. Marco, rinviato a giudizio vuol dire quando che l'hanno arrestato? Quando l'hanno arrestato? Te lo vuol ricordi? La data? Sì, più o meno. Quello è il tre punto. Anni fa. Quello è il punto. Quanti anni fa? Cosa è successo in Abruzzo? È cambiata o no la maggioranza politica in Abruzzo? Non c'è uno straccio di prova sulla colpevolezza di Del Turco. E me l'hai detto te che ci sono le prove. Condanna te allora. Invece purtroppo c'è la magistratura. Io ti ho detto che e deve decidere la magistratura. Non puoi decidere tu. E capito? Invece quello è stato arrestato ed è stata rovesciata la maggioranza. Non va così. Si voti a Palermo e vince. E vince Orlando. E cambia vincendo e cambia le cose votando. Non con i sospetti della magistratura. Io Del Turco. No, tu lo stai condannando. Ma robe dell'altro. No, tu lo stai dicendo condannando, che non l'hai rinviato a giudizio. Allora, come al solito, non c'è uno dimmi una prova contro Del Turco. Dimmi una prova che conosci, non stiamo, non stiamo facendo il processo a Del Turco. No, per favore. No, l'ha condannato. Allora, no, lo so. E purtroppo le trasmissioni poi prendono ste pieghe che sono assolutamente come dire, inconsistenti, perché noi se Del Turco è colpevole o innocente lo deve decidere il tribunale competente. Sì, ma non c'è nulla siamo noi contro Del Turco. Oh, si è noi, Marco, no, per favore, anche tu, per favore. Siamo il problema posto da Travaglio era un altro. Infatti, poi Marco cade sempre in questa, come dire, in questa discussione che poi ci porta, insomma, a cambiare l'asse del discorso. Perché la questione che ha posto lui stasera lucidamente molto bene non è il fatto se uno è innocente o è colpevole, è il fatto che ci sono alcuni comportamenti che emergono in maniera indubitabile che devono essere considerati inadatti a chi fa politica. C'è il voto. Punto. C'è il voto. No, il voto. No, il voto. C'è il voto. A Palermo ha deciso. A Parma ha deciso. Non possono decidere i giornalisti. A parte che oggi i cittadini non possono manco decidere con il voto, ma c'è una deontologia, un comportamento etico che deve essere amministrato se uno è magistrato dai magistrati, se uno è giornalista dai giornalisti e se uno è politico dai politici e dai politici del suo partito. Guarda che questo sarebbe la svolta, quello che diceva Borsellino. Ma è la questo. Democrazia non allora, funziona. A meno che Borsellino... Ma perché non funziona la democrazia? Non funziona il voto, ma bisogna scegliere il presidente del Consiglio senza voto. Ma è democratico, viene scusami, ma è democratico anche un procedimento che vede un partito che riunisce i suoi organismi, che ce li hanno tutti gli organismi etici, e dice guarda, tu hai incontrato dei mafiosi, hai avuto un rapporto con dei mafiosi e noi non possiamo sopportare che nel nostro partito ci sia uno che ha un rapporto con i mafiosi, punto. È democrazia questa qui, non andare al voto. Martina, no scusate, lo faccio solo perché se no si confondono, non lo faccio per prendere, non mi frega niente di prendere applausi. Però vorrei che non si confondessero i piani, perché una cosa sono i piani giudiziari e io trovo aberrante che un politico, ma anche un qualunque altro cittadino, debba aspettare tutto questo tempo per sapere se è innocente o se è colpevole. Mi posso associare a questa tua richiesta, perché io vorrei saperlo in un tempo ragionevole. Ma questo è il problema della giustizia italiana, che noi non riusciamo a sapere in un tempo ragionevole se uno è innocente oppure è colpevole, per cui dobbiamo aspettare tutti questi anni. E quando verrà la sentenza ci siamo scordati, storicamente è intervenuta un'altra era, capito? E questo è una cosa che fa pugni in groia con la giustizia. Questo è un punto chiave, perché la giustizia deve essere amministrata in tempi storici ragionevoli, perché il pubblico... Perché può fare una lezione su questo? Perché? In pochi minuti però volevo agganciarmi alla questione. Allora, qui la questione, secondo me,
è ancora peggio di come Orlando la prospettava, perché non è soltanto, cioè noi dobbiamo chiederci, penso, mi auguro che Sanzonetti sia d'accordo, in Italia non esiste una cultura della responsabilità che prescinde dalla responsabilità penale, e questo ha determinato la supplenza della magistratura, il sovraccarico di responsabilità sulle spalle del, del gracili spalle, potremmo dire, del processo penale e così via. Questo da cosa dipende, però? Dipende soltanto... Che è la bellezza di quello che ha detto Travaglio stasera. Quello che ha detto Travaglio, citando peraltro Borsellino, quindi facile, diciamo, per Travaglio, non vuoi che scherzo. Ma, voglio dire, da cosa dipende questo? Io temo che non sia soltanto un fatto di analfabetismo culturale, diciamo, della cultura politica italiana, il fatto che manchi il circuito della responsabilità politica. E forse così si può anche rispondere al perché non si è riusciti poi sull'onda del, di quella società che si ribellava a portare sino in fondo quel processo. Io credo che torniamo al punto di partenza, alla stessa ragione per la quale, come ricordava prima Scarpinato, noi dopo 150 anni non ci siamo liberati dalla mafia. Cioè la mafia non è un problema di strati sociali umili, è un problema di classe dirigente, di legami fra potere criminale e classe dirigente. E allora la nostra classe dirigente, la sua stragrande maggioranza, non, senza volere, diciamo, semplificare, atto che le politiche antimafia sono politiche di autosalvaguardia, e quindi non è disposta a innescare nessun criterio di responsabilità di nessun tipo, né responsabilità politica, né responsabilità etico-morale, e figuriamoci della responsabilità penale. E quindi rispondo alla sua domanda. È la semplice ragione per cui i processi sono eterni in Italia e non altrove, perché c'è una magistratura, si scarica tutto sul processo penale, si fanno delle leggi per rendere il processo penale il più lungo possibile, così che quando verrà eventualmente la sentenza definitiva sarà soltanto a carriera politica finita, quando il politico sarà già pronto con la pensione. Ma qualche colpa della magistratura ci sarà pure. Qualche colpa della magistratura ci sarà, una piccolina, una colpa piccolina. In questo paese tutti hanno colpa, meno che i giudici. Io non ci credo per motivi statistici. Per motivi statistici, non faccio neanche un ragionamento. C'è una responsabilità storica della magistratura, perché la magistratura storicamente, che è quella che ha lasciato isolati Falcone e Borsellino per decenni, quelle dei, dei procuratori della Repubblica, certo, che dimenticavano di parlare di mafia, certo, e non ne parlavano neanche dei discorsi inaugurali, nelle relazioni inaugurali, hanno fatto una giustizia che era già all'epoca una giustizia, con uso un linguaggio che lei dovrebbe essere caro, diciamo così, classista, cioè forte con i deboli e debole con i forti, e la magistratura ne è stata complice per decenni. Dopodiché, io ritengo che la magistratura, come diceva bene Scarpinato, al contrario della politica, ha saputo rinnovarsi. Non voglio dire che tutti i magistrati siano belli e buoni, tutti bravi, tutti. Pure tutti la politica si è rinnovata, principio è arrivato dell'eguaglianza. Sì, appunto. E la, no, la magistratura è cambiata, ed ecco che si è innescato il cortocircuito interno, per cui si è scatenata tutto quello che si è scatenato contro la magistratura, e i risultati sono stati questi. Allora chiudo, non la butto in politica. C'è la responsabilità storica. Questa magistratura storica. Di questa oggi, magistratura non, ne ha. Non ha responsabilità, non ne ha nessuna. Cosa va, sarà autoassolutorio, come lei crede. È successo, ma qui che il punto è o riusciamo, o si riesce, e parlo nel in complesso non parlo solo di politica, a rinnovarla questa classe dirigente, oppure noi ci ritroveremo tra qualche anno lungo lo stesso percorso in cui si è trovati dal 93 al 94. Questa è la cosa, basta questa prendere, è la cosa. Scusa Michele, Martina, basta prendere, no, le leggi. Sì, arrivo pure a lei. Basta però, prendere, cioè, le leggi, scusate, che hanno fatto negli ultimi 15 anni, ne hanno, Martina, fatti 120 di leggi. Tutti è duro, perché... Allora, vediamo se riusciamo a far parlare Martina con un po' di pazienza. Allora, Martina. Allora, niente. No, diciamo una cosa. In questo noi sappiamo, no? Lei è stata vicinissima a questa vicenda di Brindisi, no? Che ha fermato il paese. Ha fermato il paese per tanti motivi. Uno è il problema che tutti hanno pensato, stiamo ricominciando, esatto, quella stagione terribile che avevamo alle spalle, no? Sì. Però adesso, no? Adesso, che ci avete in testa voi giovani da quelle parti lì? Che pensate che stia succedendo? Cioè, avete fiducia che finalmente si faccia chiarezza? Vedete confusione intorno? Cosa vedete? Cosa vediamo? È un po' difficile da dire precisamente cosa vediamo, perché è chiaro che c'è molta confusione intorno a noi, sicuramente determinata dal fatto che ancora non si hanno notizie certe sulle indagini. E questo è un dato di fatto, ancora non si può affermare quale sia lo stampo
dell'attentato, ma certo è che comunque è un accadimento che ha dilaniato il nostro territorio, che ci ha portato da un giorno all'altro a vivere un film, e ve lo dico da persona che si è resa veramente conto di quello che stava accadendo soltanto nel giorno dei funerali, perché non sembra avere una cosa del genere in una città, possiamo dire, di periferia rispetto al centro dell'Italia, che, in cui non è mai che successo... Che è una scuola dove uno esatto. va... Cioè, pensare che ancora nel 2012, esatto, pensare che nel 2012 ancora si possa morire andando a scuola, che è un gesto comunque quotidiano, sicuramente ha scosso il nostro paese tanto da creare un regime di paura diffuso, e non si può negare, soprattutto all'interno delle scuole, visto che ancora ci sono molti ragazzi che non stanno frequentando le scuole per questo motivo. C'è un regime di paura che è legittimo in questo momento, ma che noi vogliamo andare a contrastare. E io sinceramente vi dico un po' quello che ci è passato per la testa. Cioè, la paura nasce proprio dal fatto che non si capisce bene perché, no? Non solo da quello, ma anche cioè, dal fatto... Cioè, il nemico è così nell'ombra, così esatto. confuso, così cioè, colpire una scuola vuol dire che è comunque un posto che è sempre stato considerato zona franca fino ad oggi... Vuol dire che si può essere colpiti in qualsiasi luogo, che non c'è nessun luogo esente. Cioè vuol dire che non siamo sicuri da nessuna parte, ma il discorso è che noi vogliamo un attimo rispondere a questa paura cercando di sfogarla e di farla incanalare insieme al nostro dolore, alla nostra indignazione per quello che è successo e magari renderla una forza positiva. Io sentivo prima che c'era chi diceva che purtroppo per le stragi che hanno ucciso Falcone e Borsellino non si è sfruttata l'occasione per puntare ad un rinnovamento della politica. Noi vogliamo usare quello che è successo per cercare di invece portare un rinnovamento all'interno della cittadinanza, di tutti i cittadini, cercando di diventare una società, cercando di rinnovare anche un po' il nostro territorio, di farci noi cittadinanza e di farci noi società portatrice dei valori, della legalità, dei valori, della democrazia, perché anche il dibattito che si sta scaturendo qui in questa sede nasce dal fatto che comunque i cittadini sono stati esclusi un po' da queste dinamiche, non hanno mai saputo nulla. Noi invece sicuramente pretendiamo chiarezza e non vogliamo che questa strage sia una capire, tra le tante. Ma volete capire? Certo che vogliamo capire. Noi vogliamo partecipare, abbiamo lanciato questo sabato una grande manifestazione nazionale a Brindisi che partirà proprio alle 2 davanti al tribunale, perché vogliamo che innanzitutto tutta l'Italia faccia sentire la propria vicinanza a Brindisi, perché abbiamo bisogno proprio di scardinare la paura, abbiamo bisogno che i ragazzi non si sentano soli. E abbiamo bisogno di cominciare insieme un processo che ci porti veramente ad un rinnovamento del territorio. Io vorrei un attimo ricollegarmi al video di prima su Mesagne. Mi sono sentita toccata in quanto comunque cittadina di Brindisi e vorrei un attimo chiarire le cose, perché in questi giorni i giornalisti mi hanno detto di tutti i colori. Quindi, allora, non è vero che Mesagne è la città cosca della Sacra Corona Unita, come si è detto, ma non è neanche vero che la Sacra Corona Unita non c'è, come dice il mafioso. Allora, la Sacra Corona Unita c'è, però ci sono anche persone che lottano da anni. Abbiamo a Mesagne l'associazione anti-racket, che continuamente riceve minacce ma continua nella sua strada. Abbiamo a Mesagne un presidio di Libera su un campo, su un terreno confiscato, che fa antimafia sociale a Mesagne, che lavora strettissimo, in modo strettissimo con le scuole. Abbiamo a Mesagne una nuova generazione di Sacra Corona Unita che si sta facendo avanti, ma abbiamo un'intera cittadinanza che lotta, e abbiamo adesso un'intera provincia che vuole lottare ancora di più. Perché una delle chiavi potrebbe essere proprio quella che abbiamo sentito, esatto, che sono talmente spappolati i vari gruppi che a un certo punto può anche essere fatto un botto per dire: guardate, è meglio che ci sia uno che controlla il territorio. Io vi dico è una delle tante possibilità esatto, cioè la verità è che noi la matrice ci interessa, vogliamo sapere la verità, però non è la matrice a determinare il nostro modo di agire, perché qualsiasi sia la matrice, noi vogliamo contrastare un po' questa cultura che, come si diceva prima, nasce un po' dal periodo storico e sociale che stiamo vivendo, che è una cultura violenta, è una cultura individualista ed è una cultura che ci ha ucciso una nostra compagna di classe a 16 anni. Ed è una cultura che noi dobbiamo rigettare. Cioè, il fatto che la cittadinanza debba essere protagonista, che si punti a dei nuovi principi di legalità, di democrazia, ci porta a dire che dalle scuole si deve partire in provincia di Brindisi, e speriamo anche in tutta Italia, un processo di riqualificazione della scuola stessa, come,
come presidio di legalità, un processo di cambiamento della scuola dal basso, per cui noi vogliamo per esempio possiamo dire così, cioè vediamo se ho capito quello che lei vuol dire, siccome questa è una ferita alla comunità, no? Quella che è stata inferta, è una ferita alla comunità, ma la comunità non se l'aspettava, è stata presa di sorpresa, perché era impossibile quasi immaginare un'aggressione di questo tipo. Esatto. La vera risposta è la comunità che si rimette insieme e che trova dei valori diversi anche per stare insieme, nuovi, più forti, più solidali. Questa è la vostra idea riuscita. Esatto, la nostra risposta è pensare a una comunità che si unisce, una comunità in cui quindi ognuno fa la sua parte. Quindi questa faccia diventa il simbolo di una nuova comunità che voi state costruendo. Esatto, sembra un simbolo molto importante per noi, perché noi non vogliamo dimenticare quello che è successo e certamente non lo faremo anche quando i riflettori saranno spenti, perché è quando i riflettori saranno spenti che comincerà la nostra parte più dura, la parte più dura della nostra lotta. Mi pare molto, molto, molto interessante. Allora, io direi, devo tornare da Scarpinato, ma per tornarci vi farei sentire una piccola intervista di Dina Lauricella, che è all'avvocato di Provenzano, perché tutta la storia che noi abbiamo raccontato lei praticamente la ribalta. Allora vorrei vedere pure Scarpinato come la interpreta. Sentiamo. Avvocato, lei non ci crede completamente al fatto che la cattura di Provenzano sia il frutto di un accordo voluto dallo stesso Provenzano? Il frutto di un accordo voluto significa una sorta di costituzione. No, non ci credo assolutamente, anche perché dovremmo buttare via tutte le indagini che hanno portato alla cattura e che abbiamo visto. Il fatto è che un signore di cui non sappiamo l'identità, quindi non possiamo in alcun modo capire quanta serietà abbia. Comunque un signore, una persona. Vabbè, quale serietà abbia? Comunque accompagnato dalla Guardia di Finanza. Lo stavo per dire, accompagnata dalla Guardia di Finanza, si reca alla Direzione Nazionale Antimafia e dice di essere un soggetto in contatto non diretto, perché io così ho letto, non diretto con Provenzano, un mare di soldi, 2 milioni di euro, affinché Provenzano si consegni, questo sembra essere il quadro, sì. E si consegni in segreto, lontano dagli occhi della Procura di Palermo, quindi soltanto con la Direzione Nazionale Antimafia così com'è in quel momento evidentemente composta, e vado a rendere un mese o qualcosa del genere di dichiarazione, quindi sostanzialmente faccia l'informatore, il confidente o il pentito, come lo vogliamo chiamare. Grasso, non ritenendo questo personaggio particolarmente affidabile, comunque per avere una prova di affidabilità, chiede una prova del DNA. Esatto, un riscontro. Di che cosa? Della possibilità che questo soggetto attraverso l'intermediario abbia contatti con Provenzano, sì. Perché voglio dire, se anche questo soggetto si fosse ripresentato e avesse portato il bicchiere con le tracce del DNA di Provenzano, dal mio punto di vista saremmo arrivati a scoprire che questo signore aveva mediatamente un contatto con la persona fisica di Provenzano. Non sta a significare, neanche in questo caso avrebbe significato, che Provenzano aveva intenzione di presentarsi, di farsi catturare o tutto il resto del discorso. Questo soggetto parla di un Provenzano a Roma. E lei dice ci sono sentenze, ci sono che confermano che Provenzano in quel periodo era a Palermo, perché se no non sarebbero stati condannati tutti quei favoreggiatori nel tempo, le catene dei pizzini, tutta quella storia giudiziaria, che non è una storia, è una storia giudiziaria, che lo vede sul territorio, evidentemente sarebbe da buttare a mare con le conseguenze che vengono appresse. Ma soprattutto per quello che riguarda l'ultimo periodo, cioè il periodo post Marsiglia, cioè ecco, lui a Marsiglia a operarsi non parte da Roma. La parte finale che poi porterà alla cattura, quindi un anno almeno dal momento della cattura, addirittura Provenzano a Montagna dei Cavalli. Che sarebbe il covo di Corleone. Dove è stato trovato? Sì, a Corleone. A gestione, virgolette, familiare, laddove per familiare, per uscire dall'equivoco, si intende della famiglia anagrafica, non della famiglia di mafia, diciamo. E voglio dire, con tutti questi cambiamenti nel periodo, il soggetto sempre millantatore, io lo chiamo così, che indifferentemente al 2003, al 2005, novembre, perché sì, novembre siamo già a Corleone, ecco, sì, si presenta a sostenere sempre lo stesso programma, lo stesso progetto e a dare le stesse indicazioni, sta mentendo quantomeno, nella migliore delle ipotesi, in una di queste parti. Malato era malato, sia stata Marsiglia, quindi era più solo, tanto è vero che di lui se ne occupa a questo punto direttamente la famiglia. Sì. Ci può stare che a un certo punto si faccia due calcoli e dica, ma sai che c'è, forse è meglio che mi consegno. Quindi l'ipotesi è che negli ultimi 30 giorni in cui abbiamo le microspiemesse e tutto quel, quindi il clou delle indagini, il momento finale delle indagini, invece sono costruite a tavolino, perché in realtà lui stava collaborando
guarda caso, con la procura di Palermo, che era quella con cui non voleva avere da fare. E poi sarebbe interessante a questo punto dire, scusate, e quando li tiriamo fuori i verbali dei 30 giorni di collaborazione o come la vogliamo chiamare? Perché giudiziariamente tutto questo non mi pare che esista. Perché certo, il frutto, diciamo, di questo ipotetico accordo era, certo, che di poi, controparte poi lui rendesse delle dichiarazioni. Poi c'è anche un'altra considerazione, insomma, in tutto questo. Questo sarebbe la parte finale della mediazione. E il vantaggio di Provenzano qual è? Quello di morire in carcere nelle condizioni in cui sta morendo. Una grossa trattativa, devo dire. Un bel risultato, un bel effetto. Cioè lei dice, il fatto che noi da anni ci battiamo per poter ottenere dei diritti sotto il profilo della salute, che spettano a chiunque, che a lui no, è la negazione della trattativa. È la negazione stessa della trattativa. A meno che non abbia fatto una trattativa per dire, per piacere, trattatemi peggio di qualunque altro detenuto, e vabbè, e allora ha vinto. Intanto quando si cambia linea è pericoloso per quelli che restano fuori, quindi il carcere sarà anche duro, però insomma è una sicurezza di restare vivo, insomma, da un certo punto di vista, quindi c'è una spiega. Ma poi l'avvocato come fa a sapere tutto quello che ha fatto Provenzano? La vedo dura che possa sapere tutto, anche perché io sono, mi creda, indignato quando sento queste parole, indignato perché io credo che la copertura di Bernardo Provenzano per decenni da parte comunque delle istituzioni, quando parlo di istituzioni parlo di determinate, di certe istituzioni che hanno coperto la latitanza di Provenzano, io credo che questo sia indecoroso sentirlo per un cittadino. Sentire che Provenzano, un killer, un assassino, un mafioso, possa essere stato coperto da qualcuno, probabilmente anche da pezzi di istituzione, pezzi di istituzioni che comunque hanno fatto finta, per citare il titolo di questa puntata di Servizio Pubblico, che hanno fatto finta di non vedere, di non sentire e di non parlare. Io credo che sia veramente una cosa indecorosa non soltanto per noi che chiediamo giustizia da ben 8 anni, che rispetto a tante altre vittime sono pochi questi 8 anni, ci sono persone come Piero Campagna, il fratello di Graziella Campagna, che per avere giustizia ha dovuto addirittura aspettare 20 anni. Ma perché? Signora, che senso ha? Qual è l'obiezione che si fa, no? Un figlio è un figlio, eh? Cioè la perdita di un figlio è una cosa, io non riesco nemmeno a immaginare, no? Cosa può essere passato nella sua testa, no? Quindi partiamo da questo presupposto. Però poi quando avviene, uno si deve dare una spiegazione, no? E potrebbe essere che nel tentativo di razionalizzare, di darsi una spiegazione, di mettere sotto controllo il dolore, magari si crea una storia che non c'è. Lei si sarà chiesto se questa sua battaglia ha delle ragioni vere, profonde, oppure è solo un modo per... così, a mettere un po' più sotto controllo il suo dolore, perché vedere un figlio che ti muore così giovane, nel pieno del successo anche professionale, è una cosa che ti guardi, è straziante. Intanto no? il dolore che mi porto io da 8 anni e che mi porterò per tutta la vita è indicibile, perché non solo per il figlio che ho perso, ma per tutto il fango che è stato buttato e che continua ad essere buttato. E provo e mi indigno quando sento dire che Provenzano vuole uscire dal carcere. Provenzano deve rimanere in carcere, perché Provenzano ha tolto la vita a centinaia di persone, e quindi è indegno anche da parte del suo avvocato chiedere che Provenzano venga scarcerato. Poi lei mi diceva il fatto che io mi sia costruita. Guardi, la storia di Attilio è maturata lentamente. Io per circa subito, una settimana dopo, ho capito che era stato ammazzato. Però solo dopo un anno ho capito che c'entrava Provenzano. Quando ho letto sulla Gazzetta del Sud che il mafioso Pastoia parlava di un urologo che l'aveva visitato nel suo rifugio. Da quel momento mi si è fatto tutto chiaro. E guardi che quello che dico io è la verità, solamente che nessuno fino ad oggi si è voluto occupare seriamente di questo caso. Scarpinato, perché è così difficile? Perché è così difficile fare giustizia? Guardi, ho ricordato all'inizio che ci sono esponenti dei servizi segreti, capi della polizia, che sono in carcere in questo momento perché si è accertato che per decenni, gli anni 70, 80, 90, hanno protetto la latitanza di personaggi come Riina e Provenzano.
E vorrei ricordare che in questo momento è in corso a Palermo un procedimento a carico di due esponenti dell'Arma dei Carabinieri che sono accusati di avere favorito la latitanza di Provenzano. Quindi è una storia infinita che attraversa i decenni ed è una storia italiana che è stata inaugurata da una strage, la strage dei portieri della Ginestra del 1 maggio 1947. Siamo nel 2012, abbiamo la strage di Brindisi e quindi è difficile perché purtroppo, come diceva all'inizio, c'è un pezzo della storia che manca. È il pezzo della storia che manca di un potere criminale che ha protetto gli specialisti della violenza, continua a proteggerlo e quando i magistrati cercano di alzare il livello delle indagini o vengono ammazzati o si trovano con documenti essenziali che spariscono all'ultimo momento e chi sa e chi è depositario di questi segreti tace perché ritiene che dovrebbe parlare di un potere così grande che ha dimostrato in passato di riuscire a raggiungersi anche nella cella più protetta, come accadde a Gaspare Pisciotto, che quando minacciò di fare i nomi dei mandanti della strage Portella Ginestra venne assassinato con un caffè corretto alla stricchinina. Ci sono strani fatti che riguardano per esempio la morte in carcere di Antonino Gioè, coinvolto nella strage di Capaci, che lascia poco prima di morire un messaggio in cui fa allusione criptica ai servizi segreti. Abbiamo persone che hanno paura di parlare perché ritengono che c'è un potere che va al di là di Riina, c'è un potere che va al di là di Provenzano, che ti può raggiungere dovunque. Questo potere lo possiamo sconfiggere soltanto con la democrazia. Lo possiamo sconfiggere facendo elevare il livello di coscienza collettiva su quella che è la realtà della mafia, non raccontando che è una storia di manovali della violenza e avendo un'Italia che qualunque cosa dovesse succedere, al di là di quello che possono fare le forze di polizia e la magistratura, scenderà in piazza per difendere questa democrazia come la difesa durante lo stragismo degli anni 70 e come la difesa dopo le morti di Falcone e Borsellino. Posso chiederle un'ultima cosa, ma breve? Cioè, secondo lei incide anche, cioè, come dire, l'atteggiamento lassista che noi abbiamo su certi terreni che sono più normali, cioè come per esempio la lotta all'evasione? Cioè, c'è anche questa componente qui che noi siamo troppo indulgenti su questo terreno e quindi da questo punto di vista dipende poi il proliferare anche della criminalità? Beh, guardi, le indagini dimostrano che oggi il terreno in cui si costruiscono le alleanze tra i mafiosi e i colletti bianchi è il terreno della corruzione. Nel nord dell'Italia e nel sud ci si incrocia sui terreni degli affari sporchi che si fanno nei corridoi del potere usando il cervello, usando le relazioni politiche, usando i rapporti con i pubblici amministratori per fare affari. Non c'è un altro problema che lei aveva sollevato era quello dello scudo fiscale. Lei è stata una delle persone che con più forza ha, diciamo così, bollato quel provvedimento. Le voglio far sentire come Gianni Dragoni oggi ci descrive. Sappiamo che il governo Monti, no, ha provato a recuperare qualcosa da questo benedetto scudo fiscale. C'è riuscito, Gianni? Finalmente il governo Monti ha deciso di sedersi... Un attimo solo che ti aprono il microfono, vediamo se è aperto. Forza! Finalmente il governo Monti ha deciso di sedersi al tavolo con le autorità svizzere. Oggi c'è stato il primo incontro al Ministero dell'Economia a Roma. Oh, per trovare un accordo e cercare di recuperare le tasse non pagate dagli evasori che hanno portato soldi in Svizzera. Gran Bretagna, sappiamo, Germania, recentemente anche l'Austria ci sono già riuscite, hanno messo delle tasse che vanno dal 15 fino al 41% di questi patrimoni. E noi ci siamo seduti al tavolo. Oggi il prossimo incontro sarà per lo scudo a fine giugno. È scaduto invece il 16 maggio il termine per pagare quella mini imposta sui patrimoni segreti, cioè i capitali scudati che gli italiani hanno all'estero. Parliamo della sovrattassa che ha messo Monti sui capitali oggetto dello scudo fiscale già di Tremonti e Berlusconi, i 105 miliardi di euro esportati illegalmente e messi in regola nel 2010, con il pagamento di appena il 5%. Poi, in due precedenti scudi fiscali, sempre di Berlusconi e Tremonti, erano emersi altri 77 miliardi e solo due erano stati pagati per sanarli. Monti ha messo una piccola tassa per chi vuole mantenere l'anonimato su questi capitali, che è del 1% per il 2011 da pagare adesso, l'1,35% per quest'anno e sarà poi lo 0,4% ogni anno nei successivi. Tollerabile, diciamo.
Sì. L'hanno pagata? No. L'imposta avrebbe dovuto essere pagata entro il 16 febbraio, ma le banche, gli altri intermediari hanno detto ci sono un sacco di problemi, dobbiamo rintracciare i clienti, andare indietro di 11 anni, chi ha usato i soldi è un problema. E così il governo ha ascoltato. Non sappiamo chi sono, è difficile. Esatto. Ha fatto una proroga di 3 mesi che sono appunto scaduti. Dagli il tempo di capire. Il 16 no? maggio. E l'avevamo chiamata qualche mese fa, la tassa impossibile da pagare e soprattutto da riscuotere. Ma la proroga non è bastata, quindi no. Anche il 16 maggio nessuno ha pagato. Vediamo questo perché stupido dove vuole arrivare. Le banche, assicurazioni, le sì. fiduciarie che hanno questi clienti che portano i soldi in Svizzera hanno detto non siamo pronti. Qual è il problema? Le banche dicono che devono organizzarsi, creare anche nuovi uffici che raccolgono i dati dalle filiali. È dura. Anche perché sono tanti questi che hanno portato i soldi fuori. Quindi sì. Cercare bene negli archivi, risalire movimenti fino a 11 anni fa. Viene il dubbio che i soldi non ci siano. Invece facciamo i soldi... prima ad avere il quadro completo della strage di Capaci e poi dopo arriviamo a beccare i soldi. Infatti andiamo indietro di 11 anni. I soldi ci sono, ma è difficile scovarli, a quanto pare, sembra più difficile di un'autentica caccia al tesoro. I clienti poi temono di perdere l'anonimato. Allora il governo cosa ha fatto? È andato in Parlamento e è stata decisa un'altra proroga di 2 mesi, quindi si va al 16 luglio. Quindi gli italiani pagheranno l'IMU, l'odiata nuova tassa sulla casa, entro metà giugno, il 18, quindi un mese prima che chi ha esportato illegalmente capitali ha evaso il fisco dia il suo obolo. Il gettito... Forse. Certo, mettiamo sempre. Magari staremo andando in ferie e ci dimenticheremo di questa scadenza. Il gettito atteso dal mini scudo è di 2 miliardi per quest'anno e lo Stato li incasserà? Tu che dici? Non tutti. Allora, qui succede così che, insomma, cara signora mia, Grillo suona i suoi grillini, noi suoniamo i nostri Vauriti ed è uno scontro, diciamo, all'ultimo sangue tra i grillini e i Vauriti, solo che il movimento di Vauro è composto da una sola persona, cioè praticamente c'è questa... Non ha tutti i problemi che oggi sono manifestati, non so, i parmigiani che volevano fare una no, cosa, no, allora Casaleggio non voleva... No, Vauro si deve solo mettere d'accordo con se stesso, ma è durissima. Che non è dire, facile, appunto. Non è facile, dipende da quello, diciamo, dalla situazione generale, no? Nella no, quale no, si, individuale. Si svolge il dibattito, individuale e generale, diciamo, ecco. Vabbè, però, come sapete, prima di avere il piacere, diciamo, l'onore e anche come la possiamo dire, il conforto della parola finale di Vauro, vi dovete cerciare un po' di pubblicità, però dopo arriva Vauro. Ok. Ho visto bene la pubblicità ai diamanti, le cose. Sì, vabbè, la pubblicità della Lega. Ma, no, ma anch'io questa domanda ci si pone stasera, sì. me la son posta, mi sono dato una risposta così. Com'è possibile che a 20 anni dalla bomba di Capaci ancora non si sappia la verità? Forse lo Stato non ha sentito il boom. Ah, sì, e sono queste... Oh. Però poi le indagini si fanno, no? Anche su cose più recenti. Brindisi, continuano le indagini. Pare si tratti solo di un pazzo isolato. Sì, sì, come no, dicevano la stessa cosa anche di Grillo. Stasera sei positivo, no? No, perché, dai. Oh, Grillo, tutto si può dire, ma non che sia isolato. No, ha stravinto. Tant'è che io ho fatto un po' una raccolta delle prime dichiarazioni della vittoria, no? Sì, sono tutte testuali. Eccolo qui. Quando sentì lo slogan di Grillo, Forza Belin, io sarei quello di Forza Gnocca. Berlusconi si propose subito per un'alleanza strategica perché c'è una. Poi ce n'è un altro. Okay? Sì. Svolte storiche. Grillo disse: abbiamo sconfitto il capitalismo. E per la prima volta gli italiani videro Monti ridere. Quello è un evento proprio. Mai visto ridere. Oh, però poi ci sono delle critiche che gli fanno a Grillo che non stanno nel cielo interno. Questo va detto. Dicono che Grillo ha preso i voti dalla destra. E che altro poteva fare? Quelli della sinistra erano già spariti da un pezzo. Erano gli unici. Ma uno le è come le tasse, bisogna andarle a prendere dove sono i soldi, no? Cioè. Dove non ci sono. Monti dovrebbe imparare da Grillo. Ecco.
prendere i soldi alla destra. Oh, poi un'altra dichiarazione che ha fatto un po' di polemica. Grillo, Bersani è quasi morto. Segretario, toccati le palle. Se magari ce l'avessi anche. Ma come... Voilà. Però Bersani ha detto anche lui, ha risposto. Ha risposto, ha reagito. Bersani, dai. Abbiamo vinto senza se e senza ma. Senza cosa? Se e ma. Ci sei cascato, l'hai detto un'altra volta. E rivendica la sua vittoria. Però ha paura. Bersani dice che gli vogliono rubare la vittoria. Perché? Hanno riammesso l'Usi nel partito. Ma anche questo è curioso. Andiamo avanti però a vedere... Il successo di Grillo è indiscutibile. È indiscutibile. Proprio l'eco di questo successo è arrivato ovunque. Eccoci qua. Ma che gli prende al presidente? Mi sa che stavolta ha sentito il boom. Dai, ci mette un po', però arriva, eh. Ce l'arrivo, dai. Oh, e voglio chiudere la parte Grillo con una speranza, proprio mia. Poi ci ritorno, ma per una cosa personale. Speranze. Speriamo che Grillo non sia un altro salvatore della patria. Perché? Perché poi ci vogliono i soliti 20 anni per toglierselo dalle palle. Io non amo i semi di Salvatore della Patria. Ce ne dà Grillo. Comunque c'è proprio un'aria nuova, no? In Italia c'è un'aria nuova. Eccolo qui. Dal nord a sud il nuovo avanza. A Parma un sindaco nuovo di zecca. A Palermo... Ma come fate a spacciare Orlando per nuovo? Gli abbiamo azzerato il contachilometri. Sono quelle cose che le fanno. E andiamo a vedere che succede alla Lega, cioè Maroni, ti ricordo. Pulizia nella Lega. Onorevole Maroni, lasci perdere la scopa. Mi sa che le serve una ruspa. Perché? E però c'è anche proprio delle novità positive, inimmaginabili male, prima. Eccoci qua. Svolta democratica nel PDL. Oh. Prima andava a puttane solo il capo, ora è andata a puttane tutto il partito. Ora torniamo anche a altri fatti che hanno visto contestato il nostro Presidente del Consiglio, che invece aveva dei motivi, insomma, ecco qui. Terremoto in Emilia, Monti non si è nemmeno messo il casco da pompiere. Mi si rovinerebbe la messa in piega. E ora vado verso la conclusione denunciando uno spreco, almeno per me. Eccolo qua. Che spreco? Tutte queste stelle... E neanche una falce e martellina piccola. Perché io ero abituato sotto la stella, c'era. No, questa è privata. E siamo. Ma tu non ce l'hai il simbolo al tuo partito mononucleare? Mononucleare? Sono io. Appunto, se sto fermo, andiamo, tu lo sai che lui ci accompagna sempre, però è preoccupato. L'eredità di padre indignato. Sta passando dei momenti difficili. Eccoci qua. PDL, rischio scioglimento. Ehi, non facciamo scherzi. Senti, stasettimana il male è uscito. Regolarmente, senza, diciamo, interventi che potrebbero compromettere la nostra salute fisica. Ah, no, assolutamente. Però non diciamo quali assolutamente. Sono. Assolutamente. Sono un segreto tra di noi. Io farei vedere prima della copertina questa vignetta interna male di Vincino. Mi sembra una delle più belle vignette di Vincino, che è molto brava. Che dice questa cosa? Ma è in tema con la puntata. Apriamo una trattativa tra Stato e pazzi isolati. No, perché visto che si tratta di quando pazzi, ci sono i governi di pazzi tecnici. Isolati, bisogna, quando ci sono i governi tecnici, queste cose succedono. Mi sembra che Vincino ci racconti. La copertina è bella. La copertina è in cinemascope. Però devi un po' descrivere, in cinemascope. Cioè questo paese... Il paese è quello dietro, il paese che va in macerie, terremotato, che salta con aria di tempesta, ma come ci ha insegnato la RAI con la prova del cuoco, the show must go on, e qui sfila tutto il circo del paese, o perlomeno tutto quello che c'è entrato quello in copertina che resta, diciamo. E contro quello che resta. E contro copertina. Vabbè, il resto lo vediamo giovedì prossimo. Grazie.